Allora, buonasera a tutte e a tutti. Cominciamo il pomeriggio dedicato a Pier Vittorio Tondelli. Questa mattina abbiamo fatto un ricchissimo seminario, come al solito, insomma. La mattina è sempre dedicata ai lavori, ai tanti lavori che si stanno producendo nelle università italiane ed europee. Stamattina abbiamo avuto interventi appunto anche europei, da Lione, da Grazia, appunto sull'opera, sulle opere di Tondelli, quindi siamo veramente molto, molto contenti, insomma, ecco, di questo sviluppo degli studi che sta veramente producendo delle cose interessantissime. Allora, il pomeriggio di oggi è diviso un po' in alcune parti, in alcuni blocchi. Adesso avremo il saluto istituzionale del commissario Gabriele Gavazzi, che ci ha onorato appunto della sua presenza qui da parte appunto del comune, è vero? Del comune di Correggio. Poi dopo avremo appunto un'altra parte con Jessi Simonini e Ranuccio Sodi, My Sweet Camera, appunto un film tratto da uno dei testi di Tondelli. Poi dopo altri due interventi, Oderso Rubini e Fabio Testoni, appunto tra saggistica e musica sulla controcultura della Bologna degli anni Ottanta. Poi Giacomo Papi, che ci parlerà della merce perfetta, quindi diciamo degli anni Ottanta, vista da altri punti di vista. Poi io parlerò brevemente un po' dei tanti anniversari, dei tanti centenari che ci sono quest'anno nell'ambito della letteratura, da Verga alla Capria, quindi diciamo una piccola riflessione letteraria. Poi dopo Mauro Bigonzetti ci parlerà appunto come coreografo di uno spettacolo che anche stasera, dedicato a Tondelli, andrà qui sul palcoscenico del Teatro di Correggio. Bene, allora io lascio la parola al commissario per il saluto e innanzitutto ringraziandolo da parte di tutti noi. Buonasera a tutti, grazie per questa occasione. Sì, io insomma, come anticipato, sono il subcommissario del Comune di Correggio, quindi faccio le veci dell'amministrazione comunale in questo periodo di transizione. E porto il saluto anche del commissario, il dottor Angeri, e dell'altro subcommissario, il dottor Carbini. E per me è un piacere essere qui a presentare, a fare insomma, un saluto istituzionale per questo evento, per questo personaggio di Correggio particolarmente rilevante che ha una dimensione anche internazionale, che insomma il Comune di Correggio, per cui c'è uno stretto legame. Ecco, questa è l'unica nota che mi sento di sottolineare, poi lasciando la parola ai relatori per entrare nel merito delle riflessioni. L'unica nota è questo stretto legame tra Tondelli e Correggio, che è un legame biunivoco, perché da un lato Tondelli, la produzione di Tondelli è molto legata a questo territorio. Quindi anche appunto ci sono spunti della provincia reggiana e di Correggio nello specifico degli anni Ottanta. Dall'altro lato però Correggio e in particolare l'amministrazione comunale ci ha sempre tenuto da subito a valorizzare questa figura e quindi a parte una serie di iniziative come quella del centro di documentazione e iniziative come quella di oggi, anche grazie al supporto della famiglia e del curatore, e insomma c'è stato un prezioso supporto da parte della famiglia e del curatore, però insomma l'amministrazione di Correggio ha sempre individuato la valorizzazione di Tondelli come una priorità. Insomma, per me è un onore dare continuità anche a questa opera di valorizzazione. Grazie e passo la parola. Grazie commissario. Allora proseguiamo, come abbiamo detto, il blocco. Naturalmente ringrazio la famiglia Tondelli, Giulio e Giuliana che sono qui, insomma, che seguono sempre con grande partecipazione tutti i nostri lavori. Ringrazio Gianluigi Panzeri, appunto, perché anche qui la presenza di Fulvio c'è sempre, è vero, quando facciamo queste cose, quindi per noi è sempre un grande piacere. Bene, passo la parola a Jessi Simonini per l'introduzione di questo blocco. Grazie, grazie molte.
Ringrazio anch'io nuovamente l'amministrazione. Dopo i lavori di questa mattina, che sono stati così ricchi di spunti, introdurrò brevemente appunto Ranuccio Sodi, e dandovi qualche coordinata critica e qualche spunto anche rispetto al rapporto fra Pier Vittorio Tondelli e il cinema, che è un tema in realtà molto affrontato in varie prospettive. Sicuramente si può declinare in due modi che sono complementari, e il primo modo in cui vorrei declinarlo è legato piuttosto all'eredità di Tondelli sul cinema contemporaneo. Perché ci accorgiamo come sicuramente nel contesto italiano ci sia una generazione di registi e di creativi che in qualche modo dai materiali tondelliani prende a piene mani. Sappiamo che anche in questo periodo, ed è un tempo per il cinema in cui molto di più che in passato si insiste sulle, diciamo così, narrative biografiche, no? È un tempo estremamente legato a questa forma. E sappiamo che in questo momento Adriatico sta portando avanti un progetto proprio di documentario, di docufilm su Tondelli, come ha fatto per esempio per un altro protagonista degli anni 70, in quel caso Mario Mieli, ma sappiamo anche come nel corso degli anni 90 e successivamente, in qualche modo Tondelli abbia sicuramente rappresentato per alcuni un modello o comunque un riferimento culturale. In quanto anche simbolo di una particolare temperie storica e letteraria. Però questa eredità di Tondelli nel cinema di oggi è un'eredità anche transnazionale, perché alcuni anni fa, sempre qui ne ho parlato, ma ci tenevo a tornarci sopra, alcuni anni fa, trovandomi in un cinema in Francia, dove all'epoca vivevo, sono andato a vedere un film di Christophe Honoré, che è un film molto è un regista molto interessante, in Italia sicuramente è passato poco, ma è un regista che conosce sicuramente Tondelli nelle traduzioni francesi che fin dagli anni 80 sono uscite oltralpe. Ed è un regista che in questo film del 2018, Plaire, aimer et courir vite, che per ragioni legate al Covid non ha avuto una distribuzione in Italia, ma che vi invito a recuperare, costruisce un dispositivo narrativo che ricalca pienamente in alcuni tratti quello di Camere separate, dando il ruolo di protagonista a un attore francese, Pierre de La Donchamps, il cui nome è proprio quello di Jacques Tondelli, uno scrittore. Questo fantasma di Tondelli attraversa quindi anche una tradizione cinematografica straniera, non tanto semplicemente come riferimento intertestuale che troviamo nella scrittura cinematografica, ma veramente come simbolo o idolo. Del resto Honoré poi farà l'anno dopo all'Odéon uno spettacolo dal titolo Gli Idoli. È un idolo e in qualche modo anche una figura che si lega ovviamente ad altre figure del teatro, del cinema, della scrittura di quegli anni, no? Bernard Marie Coltès, Jean-Luc Lagarce, Serge Danet, critico dei Cahiers du Cinéma e molti altri. Quindi un'eredità viva che riluce nel cinema, diciamo così, successivo, e di cui Ranuccio Sodi dopo presenterà in realtà una delle prime iridescenze, proprio perché il suo cortometraggio, My Sweet Camera, riprende un testo di Tondelli, My Sweet Car, ed è appunto realizzato quando Tondelli è ancora in vita nel 1988, ma lascio a lui dopo la parola su questo. Tuttavia, diciamo così, oltre alla posterità nel cinema, abbiamo anche il cinema nella vita di Tondelli. In che modo il cinema non incontra soltanto la sua scrittura, ma incontra la sua vita. E questo incontrare la vita, influenzarla, determinarla nelle scelte, nel tracciato che poi prenderà, nell'immaginario che viene costruito, credo emerga in modo molto nitido da alcuni saggi contenuti in Weekend Postmoderno, dove chiunque si interessi agli studi culturali potrà notare come il suo approccio al cinema sia un approccio tipico del provinciale, in qualche modo, che guarda i film nei luoghi della provincia dove il cinema è diffuso, i cineclub, i cineforum, le piccole sale di provincia.
E notiamo anche in questa prospettiva come sia un cinema però molto vasto, di certo non provinciale né tantomeno strapaesano, un cinema aperto alla grande tradizione europea, anche alle grandi innovazioni, alle grandi trasformazioni che ci sono negli anni 70. Se prendiamo diciamo alcuni registi che cita, io penso prevalentemente, ne ho parlato lo scorso anno, Rainer Werner Fassbinder, che è sicuramente il regista che più di tutti, io credo, insieme forse a Herzog, insieme forse a anche Wenders, ma poi abbiamo qui l'annuncio che probabilmente ci dirà qualcosa su questo, visto che si collega al suo cortometraggio. Ed erano in qualche modo tutti i registi che ritroviamo nella sua scrittura, insieme ovviamente all'immaginario dei registi italiani. O per esempio stamattina ben due interventi hanno parlato della Riviera e la questione del cinema e dei luoghi della vita notturna, dell'industria del divertimento, è importante. Parla di Valerio Zurlini e parla anche di Fellini ovviamente, e se parliamo di Rimini non possiamo non parlare di Fellini. Tutto ciò per arrivare al racconto da cui prende le mosse poi la scrittura cinematografica e il cortometraggio di Ranuccio Sodi. Un racconto che poco ha a che vedere con poi il cortometraggio che ne è derivato, ma che noi leggiamo oggi con uno spirito molto particolare, perché è un racconto dove si raggiungono vette poetiche, My Sweet Car, dove a partire da un oggetto si costituisce una vera e propria memoria materiale. L'oggetto, una macchina, una Volvo, che Tondelli stesso disegna nell'originale appunto, è in realtà un dispositivo di memoria, non la memoria di Proust che intinge la Madeleine dentro il tè, altro centenario di cui forse dopo Gino Ruozzi parlerà, ma è in realtà un oggetto in cui transita la memoria di altre vite, la memoria del soggetto che scrive, ma anche la memoria di altre vite, che sono quelle di una famiglia e poi quelle di un omosessuale che, come un altro celebre omosessuale negli anni 70, viene massacrato da due ragazzi di vita sulla spiaggia, un eco di ciò che era avvenuto a Pierpaolo Pasolini, e poi la terza parte in cui il personaggio in qualche modo mimeticamente è un personaggio che assorbe dentro di sé un altro personaggio, la protagonista del trentesimo anno di Ingeborg Bachmann. Sappiamo quanto Ingeborg Bachmann, soprattutto nel corso degli anni 80, sia un riferimento intertestuale molto presente in Tondelli, molto più in realtà che un riferimento intertestuale, ma una scrittura che si fa tutt'uno con la vita. Sono gli anni 80, il racconto è appunto del 1986 e credo che il trentesimo anno di Tondelli è da poco passato, la questione della memoria attraversa tutto il libro di Bachmann e attraversa anche questo racconto di Tondelli, da cui in realtà Ranuccio Sodi ha tratto un cortometraggio che va in un'altra direzione, e gli cedo con molto piacere la parola per presentarcelo prima di poterlo guardare tutti insieme. Grazie. Dunque, questo cortometraggio nasce perché impropriamente mi sono imbattuto in Tondelli, in quanto, pur avendo letto i suoi libri, altri libertini, eccetera. La proposta nasce da questa specie di piccola antologia di racconti, 10 racconti scritti da 10 scrittori contemporanei nell'86-87, che l'organizzazione Filmmaker offrì a un gruppo di, così, come dire, di appassionati di cinema, giovani registi emergenti, eccetera, eccetera, come suggerimento per una scrittura. Su questa scrittura veniva poi selezionato, mi sembra che parteciparono 50-60 autori milanesi, tra cui io, ognuno poteva scegliere un soggetto di questa proposta e rielaborarlo, e il finanziamento che ne derivava venne concesso a 5 di questi gruppi. Uno fu Studio Azzurro, e a me appunto finanziarono questa elaborazione molto libera del soggetto di Pier Vittorio Tondelli. Appunto il racconto originale
era quello di un'automobile, cioè c'è una premessa, probabilmente autobiografica di quest'auto. All'inizio Pier Vittorio racconta che la sua macchina, lui guidandola, alle suggestioni di quante storie possono essere state vissute o raccontate attraverso quell'automobile, che era di seconda mano, aveva già 20 anni di vita. Ecco, io di mestiere ho sempre fatto il filmmaker, il documentarista, ho lavorato molto in televisione, eccetera, quindi mi sono sempre interrogato sullo strumento con cui si opera, ovvero la macchina da presa. In quel periodo ancora erano macchine cinematografiche, poi c'è stato tutto il passaggio al digitale, al video, eccetera. Però in quel periodo lì si filmava e si riprendeva ancora con la tecnica, la vecchia e amata tecnica cinematografica, il supporto meccanico-chimico con cui si filmano le immagini, si realizzavano i documentari e i filmati. Allora, a me, ho fatto questa trasposizione, la storia dell'automobile diventa la storia della macchina da presa. Una macchina da presa nel progetto originale, quindi sono stato doppiamente infedele, intanto a Tondelli, poi anche al primo soggetto su cui mi avevano fornito il finanziamento. Nel senso che il soggetto che ho tratto era quello di una macchina da presa che viene rubata da una Volvo, simbolicamente, esproprio il racconto di Tondelli scrivendo la storia di un altro oggetto che appartiene più alle mie competenze, alla mia storia, e la scena che rimane all'inizio del film. Dopodiché la storia era stata studiata e sceneggiata per un intervento di molti attori, di una ricostruzione, come nel film sono 4 storie, nel ricreare altre 4-5 storie che quella macchina da presa poteva aver vissuto nei mondi che poteva aver ripreso. Tra l'altro la Reflex che viene utilizzata, è una macchina che ha una storia profonda. La Reflex è una macchina che è nata per una richiesta precisa di Hitler per documentare, una macchina tedesca, per documentare la guerra, viene usata per i cinegiornali di guerra, quindi è una storia, è la miglior macchina, la più resistente, la potevi far cadere, non si rompeva, a parte l'obiettivo, ma un corpo meccanico potente. Ecco, un po' come la Volvo era una macchina che in quegli anni sembrava la solidità svedese, dell'acciaio svedese, quindi c'era un riferimento meccanico in questa cosa. E quindi era stata studiata una storia con vari attori, vari protagonisti e varie narrazioni successive. Poi però, in quel periodo avevo collaborato con Paolo Rossi, che allora era semi sconosciuto, fece poi un film Monte Napoleone, proprio a cavallo del mio documentario, di questo mio corto. E con lui avevamo già lavorato per altre cose. Lui in quel momento faceva subito teatro dell'Elfo, era uno degli attori preferiti del Salvatore, eccetera. Lui di Monfalcone, milanese adottivo, nel senso che vive e lavora a Milano. Comunque c'era stato un rapporto di grande simpatia con Paolo, lo convinsi, lo pagai molto, buona parte del budget del film se ne andò per pagare Paolo Rossi, però la storia venne trasformata, fu adattata al ruolo di Paolo Rossi, attore comico, mentre la storia originale era molto drammatica, cioè praticamente c'è prima la triste fine di questa macchina data dal padre in regalo alla figlia come dono di nozze, poi la morte simbolica di Pasolini rivissuta attraverso quella di un antiquario romano che viene ucciso col passaggio della macchina. Tra l'altro è curiosa quella storia, perché è come se lui simbolicamente, da un punto di vista psicoanalitico, se mi si permette, desse a Pasolini dell'antiquario romano, come se il modo di trattare Pasolini, le sue vicende, le sue scritture appartenessero a un passato. E poi alla fine c'è un suicidio che ricorda quello di Thelma e Louise nel film, che è un film successivo, non è che abbia preso ispirazione dal film, preso, in cui però il suicidio della protagonista viene a marcia indietro, la macchina si ferma su una salita e torna indietro, volontariamente, coscientemente, la protagonista si suicida in questa maniera qua. Ecco, nella mia storia c'è Paolo Rossi, una serie di gag, poi si aggiungono il ladro è Roberto Manfredi, un attore che ha fatto varie cose, organizzatore musicale milanese, e poi Enrico Ghezzi e Tatti Sanguinetti, due cari amici, soprattutto Tatti, una lunga frequentazione con lui, che due critici cinematografici con un grandissimo passato, una grande storia. Ghezzi in quel momento era protagonista del Fuori Orario, era diventato da poco protagonista di Fuori Orario, eccetera, e Tatti è un grande cinefilo, con studi su tutti gli attori italiani. Ecco, coinvolsi anche loro due, che facevano un po' la macchietta, perché io la storia mia di filmmaker, quindi quella col mito della cinematografia militante, ho cominciato a usare le macchine da presa facendo cinematografia militante negli anni 70, con quelle ovvietà, con quelle banalità che
la cinematografia militante aveva in Italia in particolare, erano dei cinegiornali. La tradizione dei cinegiornali nasce in epoca, come dire, assieme al cinema, viene utilizzata molto in Unione Sovietica, viene utilizzata molto dalla propaganda fascista, è uno strumento fantastico. Non c'è la televisione, il cinegiornale è uno strumento di propaganda in rapidissima crescita, fino ad arrivare a Luce, a tutta quella tradizione. Ecco, i filmmaker, per certi aspetti, nell'accezione più militanti negli anni, se uno pensa poi gli esempi, Bourinage, Dio Rivens e tanti altri, però sostanzialmente facevano dei cinegiornali in cui si documentava la realtà senza esprimere giudizi estetici, senza riflessioni cinematografiche. Bastava filmare la realtà per documentare cose importanti che succedevano. Poi, a distanza di anni, amavo il cahier du cinéma, amavo il cinema di un certo tipo, eccetera, era un po' una menomazione stata quella fase lì, però tanta gente ha vissuto quell'illusione. E quindi Paolo Rossi è un cineasta militante che cerca con conforto e la linea, diciamo così, la linea teorica, con grande frustrazione, da Enrico Ghezzi, da Tatti Sanguinetti. Il suicidio del cineasta militante è un po' come nello scritto di Tondelli: il suicidio è la macchina che si sfascia. In questo caso è la macchina che comincia ad andare per conto suo. A un certo punto la macchina si accende, si spegne casualmente, riprende delle cose inutili, e alla fine Paolo Rossi si mette in una piazza a aspettare che qualcosa succeda. Mentre un regista tradizionale fa succedere le cose, il cineasta militante aspetta di documentare la realtà che evolva, e questa grande illusione della cinematografia militante lì trova la degna conclusione in questa sequenza finale. Secondo me, nella mia visione, era la perfetta chiusura di questo approccio ironico al ruolo del cineasta militante. Tondelli non credo abbia gradito molto l'operazione, con tutto il cuore, nel senso che poi, anche perché c'è un mondo, io appartengo più ai televisivi, eccetera, eccetera, forse lui era influenzato da altre amicizie comuni che vedevano in questo uno stravolgimento. Però io vinsi sia il premio filmmaker, non solo del finanziamento, ma della rassegna, mi venne attribuito il premio sia della critica che del pubblico, vinsi un altro festival. Insomma, per me fu abbastanza gratificante. Tatti Sanguinetti, che conosceva Pier Vittorio, gliene parlò, poi disse: guarda che ti sei sbagliato, è un progetto interessante. Allora gli mandai una cassetta e lui mi scrisse una lettera molto carina in cui mi diceva che aveva, tra le righe, non so se avesse gradito o meno, comunque mi ringraziava dell'omaggio, mi diceva che gli era piaciuto molto soprattutto la gag di Ghezzi e Tatti Sanguinetti. Per il resto niente, è un film che tra l'altro io non rivedo più da 20 anni, cioè, perché ha avuto una circolazione, appunto, festival vari. Poi a un certo punto è passato a Rai 3, è stato molto replicato da Rai 3 nell'88-89, poi sostanzialmente è rimasto, come spesso i corti fanno questa fine, è rimasto in un cassetto. Grazie. Pellicola? Nuova. Nuova? Sì, pellicola che per filmare il come, per filmare. Pellicola nuova che non ha mai usato nessuno. È intatta? È vergine. Regalo compleanno a Lucia prima, ciao! Mi rendo conto che probabilmente c'è del gusto a usare cose che hanno usato altre. Non so, però... la vorrei integra, vergine. Beccalo. Eccolo lì. E tu ti hai detto, guarda. È stata dura, eh? Abbiamo ripreso tanto oggi. Regalo compleanno a Lucia seconda. Ciao! Socialmente vergine. Una pellicola socialmente, in tutti i sensi, vergine. No, dai. E io ero molto ispirato da Charlie Parker, che quando incise Loverman, prima di farlo, si alterò e ottenne dei suoni bellissimi, penso. Regalo compleanno Lucia terza. Ciao.
Siamo qui per celebrare il compleanno di Lucia, che è al 7° mese, e questo regalo che gli ho fatto, che nel tempo si vedrà quanto gli piacerà. Parla Oswald. Chissà se era Oswald, poi con lo Zoom potevo sapere se era Oswald. Parce que je ne sais ni chanter ni danser. Scusa, posso usare il sacco pelo come sacco nero per la pellicola che... Oggi 5 febbraio, data storica. Le Brigate Rossellini, da me rappresentate e autofilmantesi, si riprendono nel primo attacco al cuore dell'economia. Questo messaggio è per te. Io ho deciso di andarmene, Paolo, per sempre. È venuta a prendermi mia madre. Sì, questa volta è veramente la volta definitiva. Ce ne andiamo in campagna. Tu hai, dovevi video. Sposare me, invece hai sposato la cimia presa. Io adesso anche penso che... Queste cose... Bene, oggi colpirò con la mia cinepresa il cuore del sistema. Lo colpirò completamente. Sentiranno parlare di me. No. Fatto. 41. 41. Buono. Oh, ben dato. Qui qualcosa è già successo. Nel MDCC allo 1X. Qualcos'altro succede. E io sono qui, pronti. La Bologna di quegli anni era una Bologna estremamente esplosiva da un punto di vista creativo. Diciamo che tutto probabilmente è nato per due o tre eventi concomitanti: la nascita del DAMS a Bologna all'inizio degli anni 70, che ha fatto sì che a Bologna arrivassero tantissime persone da altre regioni per studiare arte, musica e spettacolo. È stata la prima facoltà DAMS creata in Italia da Umberto Eco e altri illustri docenti dell'epoca, e contestualmente in conservatorio era stato istituito il corso di musica elettronica e un altro corso altrettanto importante, che era il corso di musica d'uso. Il corso di musica d'uso è stato particolarmente significativo perché praticamente ha formato tutti gli arrangiatori e produttori musicali che poi hanno fatto la storia della musica italiana degli anni a seguire, nel senso che Celso Valli, Fiordanotti, Mauro Malavasi, Rudy Trevisi, Jimmy Villotti anche, e tantissimi altri hanno frequentato quel corso e poi sono nel proseguo della loro carriera hanno prodotto i dischi di tutti i grandi artisti italiani, da Dalla a De Gregori, a tutti quelli di quella generazione di cantautori che giravano per Bologna e per l'Italia in quegli anni. Ovviamente la nascita di queste, il periodo è 71-72 in cui nascono questi corsi, poi ovviamente c'è un periodo di maturazione, comincia il periodo, nascono le radio libere, e questo è l'altro elemento determinante di tutta la storia, nascono le radio libere, tra le tante radio libere nasce anche Radio Alice, che era una radio assolutamente fuori dagli schemi radiofonici tradizionali. Per cui in questa radio, giusto per fare un esempio, non c'era un palinsesto, c'era una sede, c'era una emittente, chi voleva andava a trasmettere qualunque cosa, non c'era nulla di definito, insomma, era improvvisazione totale anche all'interno della radio. Però non c'era solo Radio Alice, ovviamente c'erano tante altre. Nacquero tante altre radio libere, di cui noi, come etichetta indipendente che nasce alla fine del 78, più o meno, diciamo fine 77, inizio 78, usufruiamo per promuovere la nostra musica. Noi nasciamo come cooperativa, firmando 9 cambiali da 1.000.000 l'una. Che ai tempi vi assicuro che non era una roba banale, e
costruiamo il nostro piccolo studio di registrazione, ci avvaliamo della collaborazione di Gianni Gitti, appunto, come dicevo prima, e quindi cominciamo a produrre la musica che si suonava nelle cantine di Bologna in quegli anni, che pochi altri stavano prendendo in considerazione, perché in quel momento il mercato era quello dei cantautori, ovviamente. Guccini, e Claudio Lolli, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie a questa, tra le altre cose, Roberto Fricantoni doveva diventare socio della cooperativa. Poi lui, che schivava sempre l'oliva, e Fabio lo sa bene, si defilò, anche Gianni Celati doveva far parte della cooperativa, peraltro, e anche lui si defilò, ma noi eravamo decisi a provare a costruire la nostra attività lavorativa in un modo diverso, e quindi iniziamo il nostro lavoro vabbè, la storia è abbastanza nota, però la prima produzione vera che abbiamo fatto è stata quella degli Schiantos, la prima cassetta degli Schiantos in Ascoltable. Nasce su una intuizione di Roberto Fricantoni e Andrea Setti, che erano amici d'infanzia. Roberto aveva preparato già tutta una serie di testi, aveva iniziato a frequentare il DAMS, e su indicazione mia e di Nino Iorfino, che era un altro di quelli attorno a noi che si occupavano appunto di radio private e di distribuzione di programmi per le radio private, Fricantoni andò da Gianni Gitti e gli disse: guarda, io vorrei, ho dei testi, vorrei registrare un disco. Gianni Gitti stava in quel momento registrando il primo singolo di Vasco Rossi, però Gianni era un tipo molto bizzarro, simpatico e divertente, anche un po' molto anticonformista. Non era molto contento di fare questo lavoro per Vasco Rossi, nel senso che aveva capito che Vasco Rossi voleva andare in una direzione che a lui non piaceva molto da un punto di vista sonoro, e quindi prese la palla al balzo, mandò Vasco Rossi nello studio che c'era lì vicino, che poi era la Phonoprint, che esiste tuttora, e decise di concedere a Frick e agli Schiantos l'opportunità di registrare in una notte, poi mixato il giorno successivo, di registrare la loro prima cassetta, che mi viene recapitata, insomma, la prima cassetta, insomma, era una cassetta anche abbastanza, era una produzione musicale atipica, diciamo così, perché c'era un gran casino in quella registrazione. Il titolo stesso in Ascoltable vi dice che il basso, per esempio, di tutta la registrazione era talmente improbabile che venne cancellato completamente dal mixaggio, e ne venne ricavato però un piccolo brano intitolato In Ascoltable, che poi ha dato il titolo al disco. Comunque, la faccio breve, mi arriva la cassetta. Noi eravamo una piccola struttura, non eravamo in grado allora di produrre dischi fisici, come funzionano i dischi in vinile, gli LP, e quindi decidiamo di stampare 500 cassette. Avendo appunto questo circuito delle radio libere, stampiamo queste 500 cassette e cominciamo a farle girare in tutte le radio libere italiane, più o meno. Questo consentirà agli Schiantos di andare a fare qualche concerto anche fuori Bologna, con le prime trasferte a Firenze, al Banana Moon, e poi in altre località. E avevamo come punto di riferimento ovviamente Milano, la Cramps, che era l'etichetta sperimentale o di tendenza più significativa che c'era in Italia in quel momento. La Cramps stava producendo gli Area, aveva prodotto Franco Battiato, Eugenio Finardi, Alberto Camerini, aveva una collana bellissima di musica contemporanea, e per tutta una serie di motivi che non vi sto a raccontare, io a un certo punto riesco a dare una cassetta degli Schiantos a Gianni Sassi, che era il grande capo della Cramps, e così, pensando cercando di capire se era una cosa che poteva avere un mercato fuori da Bologna o dal piccolo circuito che noi eravamo riusciti a creare. Con grande sorpresa Gianni Sassi dopo qualche giorno mi telefona
e mi chiede di andare a Milano con gli Schiantos a fare una chiacchierata, e da lì nasce poi tutta la vicenda degli Schiantos, che adesso non stiamo a ripercorrere perché l'abbiamo già raccontata un bel po' di volte e non ne possiamo più, però da lì nasce tutta la, tutto il rapporto anche con la grande industria discografica, perché ovviamente al di là di questi primi nostri esperimenti sulle cassette, ovviamente l'ambizione era quella di diventare una vera etichetta indipendente, quindi di poi riuscire a stampare i dischi in vinile, e questo succede proprio grazie ai rapporti che si instaurano con la Cramps e con Milano e con la Ricordi, poi a un certo punto in particolare, che ci proporrà di fare un contratto di distribuzione a livello nazionale, dandoci un anticipo ricchissimo di 15 milioni di euro per 3 anni, dovendo fare 8-9 dischi all'anno più o meno. Per noi era una grandissima cifra, ovviamente, però insomma, in realtà non era una grande cifra, perché per fortuna noi registravamo nel nostro piccolo studio, quindi non avevamo spese di quel tipo. Però noi questi 15 milioni li spendiamo tutti in promozione e comunicazione. Compriamo pagine di pubblicità sui giornali musicali dell'epoca, pagine o mezze pagine, facciamo un buon lavoro promozionale con i vari giornalisti, capi di redattori che c'erano in quel periodo, e ci mettiamo tutti questi 15 milioni. La cosa funziona perché grazie a quello diventiamo in qualche maniera un punto di riferimento per la musica indipendente italiana, e soprattutto nelle altre città italiane tutti prendono più o meno coscienza del fatto che non è necessario stare a Milano o a Roma, che erano i due grandi centri industriali della musica di quegli anni, non è necessario stare a Roma e Milano per produrre la propria musica, e quindi a Firenze, a Catania, a Roma, a Torino, ovviamente a Milano, nasco a Pordenone, un altro esempio abbastanza bizzarro della storia della musica italiana, nascono tutti dei gruppi di produzione che cominciano a produrre la loro musica e a farla circolare. Diciamo che poi c'è stato un altro momento determinante, quando gli Schiantos avevano già registrato il loro primo 45 giri con la Cramps, noi decidiamo di fare al Palasport di Bologna un concerto per 10 gruppi 10, tutti completamente sconosciuti, a parte gli Schiantos, che avevano cominciato ad avere un po' di notorietà. Questa idea, che viene in qualche maniera un po' anche messa in discussione dai gruppi, perché dagli artisti, perché non erano ben consci di quello che poi, non avevano esperienza di andare a suonare in un palasport, nel Palasport di Bologna, dove arrivavano tutti i grandi gruppi inglesi e americani a fare i loro concerti, ovviamente. Però noi decidiamo lo stesso di fare questa cosa con la complicità del Comune di Bologna, pensando di avere, circa 2000 spettatori, e in realtà, grande sorpresa, quella sera biglietti venduti 5.500, più altre persone che poi a un certo punto abbiamo fatto entrare gratis nel Palasport, per un totale di più di 6.000 persone. Ovviamente non avevamo un servizio d'ordine organizzato, ripeto, eravamo molto inesperti e molto ingenui, però insomma alla fine tra varie situazioni bizzarre ce la caviamo, ma il succo è che c'erano anche alcuni gruppi di Milano legati al centro sociale Santa Marta, il Chaos Rock e il Candegina Gang in particolare, che erano venuti per contribuire all'evento, e loro tornano a Milano. Sei mesi dopo organizzano Rock e Metropoli al Palalido di Milano. Rock e Metropoli, 10.000 spettatori per gruppi, anche in quel caso, quasi tutti sconosciuti. Era il segnale che si era creata in qualche maniera una scena rock in Italia, che era attenta alle nuove cose,
e che quindi era possibile cominciare veramente a pensare di vivere del lavoro che stavamo facendo. E ovviamente c'è una dinamica in tutto questo, no? Tutte queste cose succedono una dietro l'altra e quindi noi abbiamo cercato in quel momento di essere i più presenti possibili. Infatti subito dopo il Pallalido la Cramps decide di fare la collana Musica 80, facendo 6-45 giri di 6 gruppi tutti nuovi, giovani, in quel caso già con i vinili colorati, 45 giri d'epoca, e noi facciamo un contratto con la Ricordi, appunto come dicevo prima, per stampare tutti i nostri dischi. Facciamo una prima uscita di 6 LP e 5 45 giri, una cosa del genere. Il filmato che vi ho fatto vedere si riferisce a un servizio fatto da Variety, che ai tempi di Paolo Giaccio, che ai tempi era un programma che in Rai 2 aveva un discreto seguito, e per cui vennero a fare questo servizio che avete visto per dare anche loro un senso a tutto quello che stavamo cercando di mettere in piedi come struttura produttiva, ovviamente. Tutta questa storia è per dire che tutto questo nasce in quella Bologna lì, in quella Bologna che era ricca, ricchissima di eventi, di altre situazioni artistiche. Adesso non ho parlato per esempio del fumetto, ma la Traum Fabric, che era una casa occupata da Filippo Scozzeri e Gian Piero Huber, era diventata la fucina del nuovo fumetto italiano, a cui approdò anche Andrea Pazienza, ovviamente. Poco tempo dopo arrivò anche il gruppo Valvoline, Igort e soci, che anche loro fondarono il loro marchio, la loro etichetta, riuscirono anche loro a dare un significato molto alto alla parte comics, ovviamente, che anche in quel periodo era. Poi ovviamente ci sono tutte le altre arti, ma l'elemento fondamentale di tutta questa situazione era che noi ci confrontavamo con tutti. Non c'era un limite per cui una cosa non ci interessava, non ci piaceva. Una delle tante cose che per esempio abbiamo fatto con l'etichetta, c'era già nato Frigidaire, Giorgio Carpinteri aveva disegnato una striscia con una storia, con uno dei nostri gruppi, gli Stupid Set, facemmo la colonna sonora della striscia, e chi comprava Frigidaire poteva, mentre leggeva la storia di Carpinteri, poteva ascoltare anche la colonna sonora. Pensate che stiamo parlando del 1980, non stiamo parlando di anni recenti. Per cui comunque il livello di creatività e la voglia di fare era amplissimo, e dopodiché noi poi abbiamo cominciato a cercare di guardare all'estero. La nostra etichetta si chiama ancora Italian Records, perché volevamo andare nel mercato straniero. Ovviamente non potevamo rimanere ancorati al mercato italiano, che era comunque un mercato piccolo, povero, che non dava tutte le possibilità che ci potevano avere. Poi tutto questo ovviamente ha avuto un'evoluzione, però è in tutto questo brodo di cose che succedevano a Bologna in quegli anni che appunto poi arriva Pier Vittorio e si confronta con tutte queste realtà, e quindi anche Pier Vittorio sicuramente ha contaminato le tante persone che l'hanno incontrato, ma anche lui si è fatto contaminare e assorbire da tutto quello che succedeva. Ringrazio veramente Adesso Rubini, grazie mille. E questo per quello che, quando noi cerchiamo di spiegare la letteratura e le altre cose, si chiama il contesto, cioè tutto quello naturalmente che nutre, che rende
vitali le cose, dove appunto in una comunicazione reciproca tra quello che si prende e quello che si dà, appunto anche in questo caso tutto il mondo che ha conosciuto, vissuto appunto Tondelli. Quindi un pomeriggio veramente ricchissimo. Ora passiamo a un'altra parte ancora e invito Giacomo Papi, scrittore, editore, autore di vari romanzi, anche in questo caso di un libro uscito quest'anno, Italica, è vero, Italica, ciao, benvenuto, in cui attraverso i racconti ricostruisce un po' tutta la storia del Novecento, e chiedo la gentilezza appunto a Ranuccio Sodi di tornare a dialogare insieme appunto su un'altra parte, un altro versante appunto di questi anni Ottanta che hanno costituito la cultura, il contesto di Tondelli e di tutta la nostra società e cultura. Lascio a voi allora la parola e grazie di questa possibilità. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera, ci siamo già conosciuti prima, quindi. Allora, a me l'onere e l'onore di presentare Giacomo, che è un amico con cui abbiamo frequentazioni comuni e profonda stima reciproca. Leggo la sua biografia, tanto per inquadrare il suo lavoro. Nato a Milano nel 68, scrittore, giornalista e autore televisivo. I suoi ultimi romanzi sono Il censimento dei Radical Chic nel 2019 e Epidemia, si è pronunciato bene? Epidemia, direi. Epidemia, nel 2020. In precedenza ha pubblicato I primi tornarono a nuoto nel 2012, I fratelli Christmas nel 2015 e La compagnia dell'acqua nel 2017. Ha fondato nel 2004 ISBN Edizioni, che ha diretto fino al 2008. Collabora con Che tempo che fa, programma di Rai 2 adesso, Rai 3. Rai 3 di Fabio Fazio. E dal 2009 scrive sulla Repubblica, Il Post e Il Foglio. Dirige il laboratorio Formentini per l'editoria della Fondazione Mondadori. Questo è, lo dice la copertina, e non posso sbagliare. Il testo in questione è uscito 6 mesi fa circa, questo è uscito libro, a maggio, con Primavera. È una molto ricca antologia di brevi racconti legati al Novecento italiano, sostanzialmente, e 30 racconti e 3 profezie. Ovviamente uno di questi racconti è di Pier Vittorio Tondelli, ma l'escursus storico dell'antologia è molto curioso, ci sono delle cose inaspettate. Io non sono, come dire, leggo, sono un grande lettore, però molte cose, anche di autori abbastanza noti, non le conoscevo e le ho scoperte. Oltre a questi racconti sono delle introduzioni scritte, curate da Giacomo, in cui ci sono anche molti dati quantitativi e qualitativi sulla storia dell'Italia del nostro passato secolo, delle statistiche che riportano, contestualizzano i racconti, danno una lettura, diciamo così, sociale, sociologica, statistica, di quello che poi nel racconto viene data una lettura, come dire, emotiva e letteraria. Raccontaci un po' di questo libro e come è nata l'idea e che apporto di redazionale hai avuto, perché è anche complesso, credo, mettere assieme una serie di diritti, di cose, no, dal punto di vista assolutamente tecnico. No, prima di tutto devo dire che sono veramente onorato di essere qui. Contento, questa sorpresa di sentire canzoni con i testi di Tondelli è stata davvero un regalo e è davvero è un onore parlare di Pier Vittorio Tondelli in relazione al mio libro. Parlare con Ranuccio Sodi, che conosceva Milano e che per caso era stato invitato la stessa giornata, è una sorpresa in più. L'idea di Italica è che sarebbe stato possibile, mettendo insieme 30 racconti italiani da Natalia Ginzburg a Sciascia, appunto a Tondelli, a Calvino, ricostruire la storia degli ultimi 100 anni in Italia. E cioè che la letteratura è anche un documento che racconta come gli uomini hanno vissuto il presente mentre avveniva, vissuto la storia mentre avveniva. No? Se noi sappiamo
perché come si tagliavano i capelli nel Rinascimento è perché c'è la Gioconda, o se vogliamo sapere come viveva l'aristocrazia russa durante le guerre napoleoniche, il documento storico più importante è Guerra e Pace, vale più di qualsiasi libro di storia. Allora io ho pensato che anche la letteratura può essere usata come un documento, e che forse scegliendo bene nei racconti italiani ci sarebbe stato modo di ricostruire cosa è successo nell'ultimo secolo, dalla prima guerra mondiale all'avvento del fascismo, alle leggi razziali, alla liberazione, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ad oggi. Poi magari diciamo qualcosa in più dei vari periodi, anche perché in alcuni casi hanno a che fare con i temi trattati da Pier Vittorio Tondelli. Davanti a ognuno dei racconti scelti io ho fatto un testo di 4-5 pagine, non volendo mettermi a gareggiare con Calvino o Sciascia, eccetera, basato essenzialmente sulle statistiche dell'Istat, che sono una miniera di dati incredibili, perché risalgono al 1861 e si trova, che ne so, l'altezza media dei soldati durante la prima guerra mondiale, durante la seconda, il numero di case costruite, i divorzi, cioè è veramente un modo di vedere come l'Italia è cambiata, e quindi queste introduzioni sono soprattutto costruite attraverso i numeri e le statistiche, ma non solo ovviamente, perché ovviamente la storia poi incrocia anche le esperienze, le memorie anche autobiografiche di famiglia. Per gli anni Ottanta era evidente che l'autore più importante era proprio Pier Vittorio Tondelli, però ero molto, molto indeciso fra i racconti, diciamo, più anni Ottanta di Tondelli, che sono quasi tutti quelli poi finiti nel Weekend Postmoderno, il racconto della Riviera, del Macio, del Romagnolo, dei Vernissage, oppure questo primo racconto di Altri Libertini, che in realtà è ancora fortemente intriso di anni 70, che è Post Ristoro, che è un racconto, se voi, immagino che molti di voi lo conoscano, lancinante, che fotografa e descrive l'arrivo dell'eroina in Italia alla stazione di Reggio Emilia. Prima però di parlarne, forse, la cosa che abbiamo pensato con Ranuccio è di mettere insieme un po' i lavori di documentazione video che ha fatto Ranuccio negli anni, e cioè cercare di capire da dove arrivava quell'Italia lì, cos'era successo, e perché questa intuizione di Pier Vittorio Tondelli di raccontare il presente attraverso, per esempio, l'eroina, che non rientrava proprio era, come dire, un fenomeno, diciamo, tutte le dipendenze al di fuori della letteratura italiana fino a quel momento, è in realtà rivelatrice. Veniamo dagli anni 70 e in particolare ne abbiamo selezionato un momento di filmati d'epoca raccolti da Ranuccio Sodi, in cui si vede proprio la dissoluzione della politica e di quel momento. E praticamente c'è una continuazione ideale col filmato di prima. Questo frammento è una documentazione fatta a Macondo, l'unica documentazione esistente. Voi sapete, c'era questo locale Macondo che ha avuto una vita brevissima, 4-5 mesi, a cavallo tra il 77 e il 78, di cui Rostagno era, come dire, l'ideatore spirituale, frequentato da altri, organizzato una cooperativa, eccetera, eccetera, frequentato molto in quel periodo, poi chiuso dalla polizia nel febbraio, mi sembra, del 78, per storie di Spinelli, eccetera, eccetera, perché il biglietto poteva essere usato, con cui si doveva fare il filtro lo Spinello, poteva essere, sosteneva la polizia, poi non so come andava a finire il processo esattamente, per avere gratis la marijuana di uno Spinello. Non c'è documentazione di questo locale. Questo qui l'ha girato un filmmaker che poi mi ha dato il materiale. Però io colleziono, ho una collezione sterminata, ho raccolto tipo 1500 pellicole e 6000 ore di video che ho dato adesso
perché non potevo più tenerle da nessuna parte, anche perché vanno conservate il materiale. Voi che fate archivi ne sapete qualcosa, il materiale necessita di una curatela continua anche dal punto di vista tecnico, in particolare il video, perché va continuamente migrato di supporto per rischiare di andare perso. Adesso ho conferito tutto al Centro Sperimentale di Cinematografia di Ivrea, che c'è un centro dedicato alla documentazione industriale, che sono molto bravi a restaurare, che valorizzano questo materiale e lo stanno digitalizzando, mettendo online per tutto il cinema militante, per esempio, degli anni 70. Ecco, Tondelli, ho letto anche un racconto di altri libertini. Nel terzo racconto, Viaggi, racconta di un suo viaggio da Reggio a Milano, in cui becca un sabato, ogni sabato a Milano c'erano scontri con la polizia, e loro vengono arrestati, uno degli amici viene arrestato, eccetera, poi tornano con le pive nel sacco a Reggio Emilia, perché Milano in quel periodo è quella cosa lì, completamente militarizzata, una città in cui poi ci si divertiva e si passavano bellissimi momenti, però dal punto di vista di uno che la vedeva dall'esterno, una città veramente pesante, ogni sabato c'erano gli scontri con la polizia. Io ero bambino all'epoca e mi ricordo veramente un'atmosfera violenza quotidiana e di paura anche, molto forte, anche di allegria, ma che si... Quando noi pensiamo e rimpiangiamo delle volte gli anni 70, dimentichiamo delle volte che era un mondo in cui i ragazzini di 17 anni si manganellavano tutti i giorni, delle volte morendo. Cioè, se oggi succedesse che un ragazzino di 17 anni ne ammazza un altro, è su tutti i giornali, là era una cosa quasi quotidiana. Tutto questo preambolo, prima di mandare il filmato, secondo me serve per capire come Pier Vittorio Tondelli, per quanto mi riguarda, è stato proprio lo scrittore che ha meglio capito il passaggio ed è riuscito a guardare il tempo nuovo che stava arrivando. Cioè, la tesi mia è che negli anni 80 il Novecento finisce e iniziamo a iniziare noi. Quello che succede negli anni 80 siamo noi oggi. È solo che molti scrittori di quell'epoca erano così intrisi ancora di Novecento, di ideologie, di divisione in blocchi, che non hanno visto il nuovo che arrivava, l'hanno considerato una manifestazione culturale secondaria, quindi non hanno visto e non hanno saputo raccontare. Cioè, non è mai stata narrata, c'è solo Porci con le ali, per dirti una cosa, certo, laterale. Ecco, questo qui invece è interessante, di Macondo, quegli anni lì c'è la svolta, i grandi movimenti, come dire, di piazza, cominciano a scomparire perché compaiono le armi usate ai ragazzini di 17 anni, omicidi politici, ogni settimana c'era qualcosa che succedeva. Noi come filmmaker, tra l'altro, smettiamo di filmare perché è impossibile, ci sparano anche a noi, siamo stati minacciati parecchie volte, vabbè, insomma, per farla breve. Contemporaneamente c'è un fenomeno nuovo, a Macondo si comincia a vedere un superamento della politica e questo spezzone lo dimostra abbastanza. C'è un'asta del 68 in cui vengono dei memorabilia degli anni 60, eccetera, eccetera, vengono messi all'asta e vengono poi bruciati. C'è un'intervista, anche una breve intervista, a Rostagna. Cosa interessante, secondo me, Ranuccio, è che Macondo ha proprio la percezione che il 68 sta finendo e che sta iniziando un'altra epoca, però il modo di iniziarla ha ancora addosso tutta la moda degli anni 70, tutta l'ideologia anche. C'è un punto in cui loro mettono all'asta le foto del 68. Era anche un centro culturale. Uno dei più grandi leader del 68. Uno dei più grandi leader del 68 su fotografia. Alla svendita del 68. Cioè, nel 77 svendono 68. 200, dai, 200.
con Ben D, ragazzi, sul grande video del 68. 400, il canto dell'Internazionale. 500, Lanterna al canto dell'Internazionale. 550, 600, 600, quando si parte per la Nico. Riscossa contro il plebeismo e contro la buzzurraggine. Umberto sul rifiuto della sopravvivenza, il rifiuto totale della sopravvivenza. Ale, io non ho sentito l'intervento precedente, non ho capito come parlare. L'economia del superfluo, e a Macondo sono aboliti tutti i bisogni necessari e sono sviluppati tutti i bisogni superflui, secondari, inutili, è l'arte dell'inutile. Il lavoro è un valore che non deve essere distrutto. C'era stata nel 77, l'AMA era stato contestato alla Sapienza di Roma, al servizio d'ordine degli autonomi, ha cacciato l'AMA dall'università. Secondo me la cosa importante è che Rostagno già nel 77 dice: a Macondo si instaura l'economia del superfluo, e questa contrapposizione tra l'AMA, che è ancora, come dire, aggrappato al valore del lavoro, della produzione delle cose necessarie, è superato a sinistra da un movimento che dice: noi affermiamo l'economia del superfluo e rifiutiamo la logica della sopravvivenza. Cioè si esce dall'idea marxista per cui per migliorare il mondo bisogna dare a tutti secondo le loro necessità, per arrivare a dire la felicità sta nel superfluo, nel consumo e nel rifiutare la logica della sopravvivenza. Se ci pensate è un salto epocale da un punto di vista culturale. Il marxismo, la teoria dei bisogni primari, bisogni secondari, la teoria del valore era fondata sui valori primari. Vabbè, questo. E in tutto questo cosa succede? Che in Italia arriva l'eroina. L'eroina c'è già dal 74, l'eroina, voi lo sapete, fu inventata dalla Bayer prima dell'aspirina come panacea di tutti i mali nel 1898, veniva venduta a chiunque come la medicina ideale, la medicina di Dio la chiamavano. E ha nella sua storia dei momenti di picco, tipo negli anni 20, ci sono Vanity Fair racconta di feste dell'eroina, del jet set newyorkese in cui la piccola Leonor, eccetera, regala a tutti gli invitati delle piccole siringhe d'argento o d'oro per i suoi 18 anni, quindi era una droga non percepita come appunto pericolosa, e ha appunto nella sua storia un movimento carsico, si inabissa, poi riesce. In Italia arriva appunto negli anni 70 e, come dire, sostituisce la fine della politica del movimento. I numeri sono impressionanti, anche se ovviamente sono numeri non ufficiali, nel senso che è un fenomeno che per molti anni non viene quasi notato e che quindi è rilevato anche dall'Istat e da altri studi del genere in maniera non del tutto attendibile. Però su quello che è attendibile, nel 79 i morti di overdose furono 126, nel 1989 974, nel 91 1383, quasi 4 al giorno, dopodiché cominciarono a calare. Un rapporto pubblicato nel 92 sul British Journal of Addiction ha calcolato che nel 1977 i consumatori italiani erano 28.000 e nel 1982 già 92.000. L'economia
dello spaccio alimentò quella del consumo, che era più diffusa, visibile e fastidiosa perché fatta di furti di autoradio, scippi, prostituzione, piccoli spacciatori e tossici. Nell'87 le persone denunciate per produzione, traffico e cessione di stupefacenti furono 22.000, nell'88, l'anno dopo, 28.685. Ma dal consumo nacque un'economia del recupero. Nell'85 furono 13.905 le persone che si rivolsero a centri di recupero. Nell'89 erano diventati 61.689. Nel 94 la comunità di San Patrignano, fondata nel 78 da Vincenzo Muccioli, arrivò a contare 1.400 ospiti. È evidente che il fenomeno aveva, come ha detto il sociologo Guido Lumiere in un libro che si chiama Eroina per l'appunto, fu un fenomeno di massa. In posto ristoro di Tondelli, la condizione dei tossicomani, è un racconto appunto di altri libertini, alla fine degli anni 79, è descritta con una precisione e una dannazione e una, come dire, corporeità, come se fosse già alla fine, cioè come se quel percorso che avrebbe portato l'eroina da droga di svago in 10 anni a killer della gioventù fosse già chiarissimo. Cioè Tondelli nel 79 aveva già chiarissimo, se voi conoscete questo racconto, della dannazione che portava l'eroina. Ma la cosa secondo me più interessante è che il modo in cui racconta l'eroina è quello della merce assoluta. Cioè l'eroina, l'apparizione dell'eroina, in qualche modo è la prima apparizione di una merce che rinnova ogni consumo il bisogno di consumare, una merce inesauribile, il cui unico difetto è il fatto di condurre alla morte, è in qualche modo la merce perfetta. Se noi immaginiamo una merce perfetta, è una merce che a ogni consumo ti fa venire voglia di consumare di nuovo. In qualche modo l'eroina, questa è una suggestione che ovviamente in Tondelli non c'è, assomiglia a quello che è successo nel capitalismo negli ultimi 10 anni col digitale, che è la sostituzione programmatica dell'acquisto all'abbonamento. Una volta uno si comprava il rasoio e lo usava tutta la vita, adesso compra il rasoio, costa niente, ma le lamette costano tantissimo. Si abbona a Netflix, non paga più il canone Rai, persino la macchina puoi comprarla in car sharing. Cioè il capitalismo ha capito che per guadagnare è molto più conveniente sostituire il fatto di comprare tutto in una volta con l'abbonamento, volta per volta. In questo senso l'eroina è una merce che davvero annuncia gli anni Ottanta, in questo miscuglio di piacere, bisogno, corpo e forse annullamento del sé, di ogni altra idea nel consumo. Ecco, se arrivano gli anni Ottanta, poi sono altri fenomeni, perché contemporaneamente alla fine degli anni di piombo ci sono anche degli altri corollari interessanti. Per me, che facevo televisione, alla fine anni 70, nel 77 c'è l'ultimo Carosello e cominciano a esserci gli spot, non c'è più il Carosello che era una specificità italiana, cominciano gli spot di 30 secondi, per necessità internazionali, perché il Carosello lo facevano solo in Italia, quel raccontino di 4-3 minuti e poco più. Volevano omologare le campagne promozionali in tutto il mondo, proprio perché le merci devono diventare cosmiche, globali, via dicendo, non sono più limitate al mercato italiano. Comincia la televisione a colori, perché nel 77, contemporaneamente alla scomparsa del Carosello, comincia a esserci la televisione a colori, che fino a quel momento si era vista solo attraverso la televisione svizzera, per chi era vicino al confine con la Svizzera, Capodistria, Tele Monte Carlo, c'erano delle piccole intrusioni straniere nel tessuto televisivo italiano. Sostanzialmente c'era ancora il monopolio della Rai, che decade con la liberalizzazione dell'etere, mi sembra che sia del 78 alla fine, con la fine proprio del monopolio Rai. Già c'erano stati gli esperimenti Telebiella, televisione via cavo, lo stesso Berlusconi inizia con un cablando il suo quartiere Milano 2, perché c'era ancora l'interdizione di andare in onda costituzionale, andare in onda in etere. Poi un po' alla volta si erodono, ci sono tanti tentativi, finché scoppia il boom alla fine prima le radio libere del 73-74, eccetera eccetera, poi parte quello delle televisioni inizialmente chiamate televisioni libere,
ben presto diventate televisioni commerciali. A significare questo cambiamento anche forte, ho un altro frammento che deriva dalla storia di Antenna 3. Antenna 3 è stata una televisione lombarda essenzialmente, però fa vedere come cambiano i costumi, come cambiano i consumi. Antenna 3 aveva un successo travolgente in Lombardia perché il suo inventore, Renzo Villa, si collega subito a Enzo Tortora, a alcuni personaggi fuoriusciti dalla RAI, fa una scuola tecnica, e ha subito un livello, mentre le prime emittenti libere erano amatoriali, dilettanteschi. Antenna 3 ha subito un approccio veramente industriale, ha il più grande studio d'Europa, ha la gente che arriva dalla provincia con l'autobus, litiga per entrare alla televisione, fino a quel momento lì in RAI si vedevano solo le comparse, in RAI tutto era registrato per paura di problemi politici, eccetera, eccetera, non c'era niente in diretta. Antenna 3 va rigorosamente in diretta tutto il giorno, comincia le programmazioni alle 5 e finisce a tarda notte. Non ha problemi di censura, la RAI era tutto ultra, come dire, patinato, leccato, verificato fino all'ultimo fotogramma. Antenna 3 succedono fenomeni bizzarri. Vi mando questo spezzone per capire come anche lì, nell'immaginario così fossilizzato della RAI, improvvisamente scoppia di tutto, le televisioni libere mandano in onda qualunque roba. La cosa curiosa, tra l'altro, è che il target di Antenna 3 è lo stesso da cui nasce la Lega, perché l'area di riferimento è quella tra Milano e Varese. Credo che ci sia stato anche un retropensiero, come dire, una volta che siamo appropriati della televisione che veniva fatta fino a quel momento a Roma, ci possiamo appropriare anche della nostra identità. Credo che ci sia stata, la televisione sia stato il catalizzatore per cui si è messo in moto anche un processo, diciamo così, politico di riaffermazione della propria identità localistica. E posso aggiungere che anche in questo c'è un collegamento con Tondelli, che si occupò di televisione in maniera laterale, però intuì prima e meglio di tutti, fu l'unico intellettuale a intuirlo e a raccontarlo, che la provincia italiana era la capitale di quel decennio, cioè che le forze, come dire, culturali anche, sottoculturali forse, che stavano per emergere, stavano per dare la loro tonalità al decennio, non erano le metropoli, ma erano la città. E questo va, insomma, la mia tesi è che Tondelli fu il primo intellettuale, scrittore italiano, a scrivere come se il muro di Berlino fosse già caduto, e quindi a riuscire a guardare il presente senza quei pararocchi ideologici, quelle categorie ideologiche che lo facevano interpretare e incasellare mentre avveniva. La televisione in questo è veramente rivelatrice. Io ho visto questo filmato raccolto da Ranuccio Sodi, ero vivo al tempo, ma mi ha abbastanza scioccato vedere cos'era il livello della televisione commerciale, privata, alla fine degli anni 70. E in coda ci sono anche tre spot fatti in quegli anni, un po' dopo, nell'83-84, per gli Squalor, che era un gruppo, come dire, strano gruppo rock. Ecco, anche lì c'è una rappresentazione dell'omosessualità molto patinata, però era un segno del cambiamento, per fino a quel momento lì non si faceva uno spot con dichiaratamente l'omosessualità presente. Io facevo l'assistente alla regia nei Caroselli degli anni 60, per dire il livello di censura che c'era, dovevo controllare che tutti i protagonisti avessero la fede all'anulare, perché altrimenti lo spot non andava in onda, si verificavano, poi la SIPR verificava, cioè per dire, il modello di famiglia era al di là di quello del Mulino Bianco, era proprio idealizzata. Buonasera e benvenuti ad Antenna 3. Nella sua idea di televisione, i prodotti venivano lanciati direttamente al pubblico, che li toccava con mano. Più dolcezza, più economicità. Ava, pura ovatta di cellulosa. C'è ancora qualcosa? Sì, dai. Diamo tutto. Ecco, basta. Basta. Poi un altro lì. Basta. Le notizie non strisciavano ancora. Una giovane peretta, un giovane abitante di Pero, da un emigrato, è stata violentata da un emigrato con le suole in pura lana che in cima ad una pira, per dilatarsi i pori, le ha urlato. Però, che pere!
il divertimento era l'unica cosa sacra. Sono suor d'isola, il padre sia sportivo, mi appunti la medaglia qui sul petto, proprio qui. Nella televisione che si è inventato, il politicamente corretto non esisteva ancora. La signorina si chiama Tonel. No, ha un seno così pronunciato che l'Anna va sotto l'ascella e la L.I. va sotto l'altra. Loredana è fregata, risulta solo Reda, Reda. Lor, lo, lo, lo e na è un pochino nascosto. Benissimo, adesso sappiamo i nomi. Poi sapremo gli indirizzi. Questo dipenderà da loro se te lo ricorreranno adesso. No, domando, poi sapremo gli indirizzi. Dipende da sé. No, domando, poi sapremo gli indirizzi. No, avete indirizzo uno. I premi erano in natura. Vieni qua. È brava, se lo merita. Ha avuto anche un po' di... Mezzo busto di vitello! Oh! Va bene, è andata bene, va? Che tuo, portatela a casa, quello che per 15 giorni. I concorrenti dovevano essere molto preparati e pronti a tutto. È pronto lei? È pronta la regia? Pronta la regia, siamo tutti pronti. Allora vediamo se il nostro amico riesce ad aggiudicarsi 10 punti odorando questo misterioso miasma. Basta, basta, va. Allora si decida, che cos'è secondo lei? Non so. Come ha detto? Non so. Vabbè, mi dica una cosa qualsiasi. Non so. Ma è clamoroso, ma questa sera veramente i maschi fanno una figura off shit, si direbbe in America. Ma andiamo! Ready? You open, mind sticking your head in the toilet, please? Open the bucket. Wait a minute. Open the bucket. Your bag, take a whiff of that. Put the hat inside. You like that, don't you? You like it? Go ahead. Take a whiff of that shit. Go ahead. Yes. Go on, sweetheart. What do you smell? What do you smell? Cosa c'è? Come ha detto? Anisette. Anisette! Sarà così. Finché vivrà sarà così. Vediamo qui. È incredibile che per tutti gli anni 70 la sinistra parlasse di popolo. E poi quando il popolo appare, è questa cosa qui. Cioè è un popolo a cui si butta la carta igienica, che fa botte per apparire in televisione, per esibirsi, per essere. Ed è evidentemente dentro qui c'è tutto quello che sarebbe arrivato dopo di Berlusconi, ma persino Instagram, cioè questo signore che si esibisce cantando come sa cantare, facendosi tirare i pomodori, assomiglia abbastanza all'attuale come dire, bisogno di esibirsi e di essere, di farsi vedere, altrimenti non esiste. Il livello di violenza è altissimo, perché come dire, non c'è stato nessun filtro, è come sempre improvvisamente la televisione commerciale togliesse una diga, e quindi questo popolo apparisse, è un popolo di provincia, un popolo molto simile alle fiere paesane, ma in qualche modo la cultura fino a quel momento, la scrittura, la televisione, il cinema, non l'ha fatto vedere. Un fenomeno dove si vede perfettamente, Tondelli non se n'è occupato, ma un fenomeno dove quello che è successo negli anni Ottanta è chiarissimo, è il calcio. Tondelli non se n'è occupato, ma cosa succede? Che nel 1980, 23 marzo 80, la Guardia di Finanza irrompe negli stadi dell'ultima giornata di campionato e fa il calcio scommessa, cioè come dire, fa una retata di tutti i maggiori giocatori campioni della Serie A. Ed era una Serie A, un calcio che era veramente intriso da anni 70, c'era gente che aveva rapporti con la malavita, lo stile, i soldi non erano tantissimi, ma insomma era un calcio limitrofo con la malavita che in quegli anni, anche con la malavita che in quegli anni era molto forte. Nella stessa estate, dopo il calcio scommessa, arrivano gli stranieri,
Per la prima volta dopo 16 anni, dopo i mondiali da sconfitta con la Corea, l'Italia decide di riaprire le frontiere ai calciatori stranieri. Ed è la prima apparizione della globalizzazione da un certo punto di vista, no? Per un ragazzo come me, ma insomma, per la prima volta c'erano neri, c'era Eneas De Camargo al Bologna che giocava con i guanti perché aveva freddo. Improvvisamente gli stranieri appaiono. Cosa succede? Che è da lì che entra la liberalizzazione delle televisioni, perché prima Tele Monte Carlo e poi subito dopo Telenorba a Lecce e Berlusconi capiscono che lì c'è l'affare. Per cui la RAI riesce a far firmare alla Federcalcio un contratto di esclusiva sulla trasmissione delle partite, ma è di fatto l'ammissione, è una vittoria, ma è comunque l'ammissione che ci sono degli avversari, che altri predatori sono entrati sul terreno. E infatti, tempo poco, Berlusconi incomincia a organizzarsi i suoi campionati, il Mondialito, poi si prende il Milan, e insomma si prende la Coppa dei Campioni. E quindi dal calcio si liberalizza tutta la televisione. Il calcio è interessante anche perché, e questo è un altro racconto che ho scelto non di Tondelli ovviamente, ma di Sandro Nofri per Italica, perché tu vedi dai dati che i morti di piazza degli anni 70 incominciano a calare, dopo il 77 incominciano a calare, mentre incominciano a salire i morti degli stadi. E c'è proprio un movimento, è come se la lotta di piazza uscisse dalle piazze e andasse nelle curve. Incominciano le lotte fra i tifosi, gli omicidi di ragazzini tra tifosi, eccetera. Berlusconi compra il Milan, diventa un imprenditore preparando la sua famosa discesa in campo, anche questo è un termine calcistico, e nel 1989, il 24 maggio, finalmente il Milan riesce ad arrivare alla finale di Champions League, Coppa Campioni, contro la Steaua Bucarest. Siamo ancora nel mondo diviso fra... Berlusconi il giorno prima dice: questa è una battaglia del bene contro il male, ho pregato la Madonna perché noi vinciamo contro i comunisti. Milan vince 4-0 e sei mesi dopo il muro di Berlino crolla e Ceausescu... Santo Berlusconi. E Ceausescu, il leader della Romania, proprietario della Steaua Bucarest, di fatto viene fucilato poco prima di Natale. La cosa interessante è perché, appunto, normalmente quando si racconta la storia si tende a sottovalutare e a non prendere in considerazione dei fenomeni che consideriamo laterali, come le televisioni private o il calcio, e che invece raccontano, o i racconti, anche la letteratura in qualche modo, che invece raccontano come è cambiato il costume in maniera molto precisa. In questo c'è un altro tratto di Tondelli che è assolutamente già nel secondo racconto di Altri Libertini, e nel terzo precisissimo, e cioè la percezione dell'Europa. Tondelli è il primo scrittore che percepisce il mondo non più diviso in nazioni. I suoi personaggi si muovono fra le città europee come se l'Europa ci fosse già. È come se la immaginasse l'Europa. Vanno a Bruxelles, poi vanno a Berlino, poi c'è un vernissaggio a Firenze. Ha una idea precisissima nel modo proprio di vivere, che le frontiere non tengono più i movimenti e il bisogno di viaggio. Questo mi consente di dire una cosa che ancora ha a che fare col calcio e con quella finale di Champions League dove andai a Barcellona. Quel giorno 70.000 tifosi milanisti si trasferirono da Milano a Barcellona. Cioè è un esodo biblico, è veramente l'apparizione della globalizzazione. Quindi negli anni 80 cosa succede? Arrivano i calciatori stranieri, i marchi. E questo è un altro tema degli anni Ottanta che Tondelli intuì e raccontò. I marchi sostituiscono le cose. Fino agli anni 70, cosa andava di moda? Andavano di moda i pantaloni a zampa di elefante, i jeans, le Clark, l'Eskimo, le gonne a fiori per le ragazze, gli zoccoli olandesi. Dagli anni 80 in poi tutto diventa marchio. Bomber, Naioleari, i paninari, cioè
l'universo si popola di marchi. Ed è una trasformazione cosmica, no? Non è più un universo fatto di cose, ma è un universo fatto di marchi e quindi di mercato. Tondelli, soprattutto in Un weekend postmoderno, questa cosa la racconta, cioè mentre Arte Libertina in qualche modo è l'intuizione dell'amore dell'eroina, di questo desiderio inestinguibile in un mondo dove non c'è più ideologia. È impressionante che già nel 79-80 in Tondelli non c'è più traccia del marxismo, quasi, delle lotte di un decennio prima, non esistono più. Quindi questo bisogno di consumare e consumarsi come condizione disperante esistenziali di quella generazione, e contemporaneamente l'accendersi di eventi, la discoteca Rimini, il vernissage a Pordenone, e questo girare come trottoli a inseguire le cose che succedono. Quindi anche in questo, appunto, Tondelli è sicuramente, almeno dal mio punto di vista, è lo scrittore italiano, l'intellettuale italiano, che ha guardato con più curiosità e meno, diciamo, con gli occhi più grandi quello che gli avveniva intorno, e ha interpretato la letteratura e il suo compito come appunto quella, il suo dovere, non quello di ammaestrare le masse, insegnare alle masse, ma di vedere il presente, di metterlo in fila e raccontarlo. Sì. Gli ultimi spot, tanto per ironizzare sugli anni Ottanta. Ciao, comprati Arrapao. 40 minuti di allegria con gli Squallor, disco e cassetta. Dopo il mitico Italian Graffiati, dopo il leggendario Bandiera Gialla, vietato ai minori, il nuovo sconvolgente album di Ivan Cattaneo, il meglio della musica vietata ai minori degli anni 40, 50, 60. Ma se volete saperne di più... Bidibibodibibu. Amalia, hai comprato Uccelli d'Italia? Sì. Da un grande paese, grandi uccelli. 41 minuti di allegria con gli Squallor. Anche io versione una cassetta. Ecco, li ho fatti io negli anni 80, allora si poteva fare molta sperimentazione con le case discografiche. C'era un turnover di spot, se ne faceva uno a settimana per lanciare il nuovo disco, però dall'idea del cambiamento di costumi, perché queste categorie qui nella vecchia Sipra, nella vecchia Rai, sarebbero state intrasmettibili. Berlusconi aveva inventato sempre una cosa furbissima, cioè i dischi che venivano promossi in televisione avevano un sovrapprezzo, invece costare 3.000 costavano 4.000, 3.500, per cui la merce assurda anche questa, che tu pagavi il motivo per cui lo compravi praticamente, veniva maggiorato il disco, lui prendeva solo quel bollino televisivo, si chiamava, nei dischi del bollino televisivo c'era lo spot, erano maggiorati di prezzo perché avevano fatto una campagna in televisione, insomma, un genio dal punto di vista del marketing. Del male anche forse. Sì, del male, del marketing e della merce. Perché poi... No, però anche questa cosa è molto interessante, nel senso che negli anni 80 per la prima volta appare la figura dell'omosessuale, di un omosessuale che scherza su se stesso. Io ero ragazzino allora e, per dirvi, ragazzino nel senso che avevo 14-15, non bambino, io quel ciao, comprati Arrapao, adesso che me l'ha fatto vedere Ranuccio ho capito che era chiaramente una cosa gay. Nella mia memoria non era una cosa gay, mi ricordo che a scuola era diventato un tormentone, no? Perché? Perché i gay non esistevano. E non si prendevano in giro. Certo, prima c'erano stati Nunzio Filogamo nella televisione italiana, dei signori che oggi diremmo omosessuali, ma che non appartenevano e non erano dichiaratamente tali, Don Lurio, eccetera. La cosa che mi interessa di questa apparizione, che Tondelli, come sappiamo, ha raccontato come nessun altro, e ha raccontato già nelle sue sfaccettature, perché racconta anche il macio italiano, la disperazione dell'amore, del sentirsi diverso, eccetera, è che anche questa è una manifestazione di mercato, risponde a un'esigenza precisa di mercato, allarga immediatamente il target, il fatto che si riconosca
l'esistenza di, in questo caso, degli omosessuali. L'esempio che faccio sempre è che questo potrebbe legarsi ad altri capitoli di Italica che hanno a che fare col fascismo, per esempio l'omosessualità nel fascismo, è l'invenzione della depilazione femminile, che uno pensa che le donne, depilarsi le ascelle sia una, come dire, una conquista. A un certo punto le donne abbiano deciso che era più elegante depilarsi le ascelle. Invece c'era un impiegato della Wilkins, dell'ufficio commerciale, che negli anni 20 si domandò: come faccio ad allargare il mercato? Ok, vendiamo tante lamette, ma io come faccio a venderne di più? Devo convincere le donne a depilarsi. E compaiono sui giornali delle pubblicità che dicono che la donna bella ha le ascelle depilate. E questo, piano piano, allarga il mercato, ma immaginate oggi, raddoppia il mercato, lo triplica. Oggi la stessa cosa forse avviene su tutta parte della nostra sensibilità sulle minoranze. Mi raccontava un'amica che lavora in una profumeria, in una ditta di cosmetici, che oggi c'è tutta questa produzione di fard per persone con la pelle nera, piuttosto che smalti per uomini, che sono certamente movimenti della politica e della cultura e anche dei diritti civili, ma, come dire, assecondano e sono anche determinati dal fatto che sono utili per chi vuole vendere qualche prodotto a qualcuno. Negli anni Ottanta quello che accade rispetto all'omosessualità in Italia è che, mentre fino ad allora avevamo avuto Pasolini, cioè avevamo, l'omosessualità era iscritta soltanto o al pittoresco indicibile o a un discorso politico. C'era Mario Mieli a Bologna, no? che il circolo Mario Mieli, il primo circolo omosessuale italiano, con un linguaggio filosoficamente altissimo, parlava di temi della differenza, eccetera, eccetera. In realtà Tondelli e gli Squallor capiscono, e Berlusconi forse anche, capiscono che la disco music ha fatto più per l'omosessualità di tutta la letteratura messa insieme. E cioè che l'apparizione di quella, la liberazione del movimento omosessuale, il fatto di poter mostrarsi, è passata attraverso il pop, è passata attraverso il consumo di cultura. Ma io questo... Non hai più niente a farti vedere poi. No, lo so, ma parliamo. No, c'è una cosa curiosa, in questo libro c'è anche un racconto assolutamente trasgressivo di Mario Soldati, che ha un racconto degli anni del 27, intitolato, se non sbaglio, Pederastia. Salmace. La piaga della pederastia. No, la piaga della pederastia è l'inizio, è Salmace. Mi Salmace, sembra. Sì, sì. Un racconto molto bello e assolutamente, anche lì, Soldati, conosciuto in televisione, uno scrittore, eccetera, eccetera, conosciuto in televisione soprattutto per la caricatura che ne facevano Tognazzi e Vianello, perché è uno dei primi casi in cui l'ironia sul personaggio televisivo è stata più forte del personaggio stesso. Il Soldati andava in giro con questa specie di approccio etnografico a conoscere l'Italia minore, l'Italia del cibo genuino, la Valle del Po, eccetera, ma la caricatura che ne facevano all'interno di un 2-3 Tognazzi Venello era irresistibile. E qui fa un racconto però assolutamente a tinte forti, che non mi sarei mai aspettato da lui, no? Questa cosa abbastanza... Beh, aveva 23 anni e nel 26, quindi pieno fascismo, nella sua prima raccolta, lui pubblica un articolo, un racconto intitolato Salmace. Salmace era una ninfa che si trasforma in donna, in cui parla in prima persona di quello che oggi definiremo un transgender, cioè parla di un uomo, una persona nata uomo che si sente donna e racconta con assoluta gioia e felicità la sua educazione sessuale e sentimentale in pieno fascismo, il che mi ha fatto venire la curiosità di capire come durante il fascismo, quale fu la politica del fascismo nei confronti dell'omosessualità, scoprendo che si può perseguitare qualcuno anche non ammettendo la sua esistenza. E cioè che dentro il codice Rocco c'era un articolo
che puniva, come oggi avviene in Iran, la pederastia, e, eccetera. All'ultimo, prima dell'approvazione, fu espunto dal codice Rocco, perché? Perché ammetterlo, inserirlo, sarebbe stata l'ammissione che gli omosessuali in Italia c'erano. E invece il fascismo non poteva ammettere che ci fossero degli omosessuali. Quindi, perché quelli erano solo francesi, inglesi, e infatti ci sono queste recensioni, c'è una recensione di Arnaldo Mussolini, fratello del Duce, a un'opera di Wilde, dicendo, vabbè, questo, la piaga della pederastia, questo vizio abominevole che esiste solo in Inghilterra e in Francia, no? Perché ovviamente gli italiani devono essere tutti virili. E quindi affidò la persecuzione, che comunque c'era, al buon cuore dei vari pretori, e cioè il travestitismo veniva punito, i comportamenti contro la morale venivano puniti, ma erano, come dire, interpretabili dalla polizia. Quindi, cioè, è abbastanza famoso il caso del pretore di Catania, che era un signore particolarmente ostile agli omosessuali, che organizzò una retata di tutti gli omosessuali catanesi, i giovani omosessuali catanesi, e li mandò al confino nelle isole Tremiti, in una delle isole Tremiti a San Pietro, che di fatto per 3 anni fu il primo gay village della storia, perché immaginate mettere 40 giovani omosessuali in un'isola praticamente liberi, io immagino si siano divertiti tantissimo. Ma diciamo, in Italia fino agli anni 80, perché poi non succede, pensiamo a Pasolini appunto, in qualche modo non viene più ammessa quella cosa, ma neanche dalla sinistra, neanche dal PC, che potessero esistere in Italia. Tondelli in maniera contrastata, cioè anche la vicenda rispetto alla propria omosessualità di Pier Vittorio Tondelli non fu pacifica, lottava col cattolicesimo, eccetera, eccetera. Però la racconta in altri libertini, per esempio, la racconta nella sua... come posso dire? Attribuisce per la prima volta da Oscar Wilde l'amore. All'amore omosessuale, non è solo sesso, cioè proprio lo struggersi, il desiderio. In Italia non mi risulta che ci siano, prima di lui, altri scrittori che abbiano raccontato l'omosessualità come amore. Non so, forse a voi viene in mente qualcuno, a me onestamente non... E questo è sicuramente un grande merito. Questo per dirvi però, insomma, rispetto a questo tentativo che ho fatto di questi 30 racconti per raccontare il Novecento, che davvero nella letteratura rimane impigliata la nostra storia. E Pier Vittorio Tondelli, nella sua costitutiva forma breve, cioè lui era postmoderno perché il romanzo in qualche modo non riusciva più a contenere, non si poteva più raccontare un'unica verità. Questo mi piacerebbe anche discuterne con te, cioè è come se a un certo punto negli anni Ottanta l'idea di poter avere un'unica visione del mondo, che fosse un'ideologia, che fosse un romanzo, che teneva insieme questo scoppiare di fenomeni difficilmente riconducibili all'uno, fosse qualcosa che si percepiva, che c'era. Mi viene in mente che dal Carosello si passa allo spot, si frantuma il tempo, lo si riduce, lo si necessità di frammentare anche il racconto cinematografico in cose sempre più brevi. È vero che poi sono i fenomeni contrari, se pensi alle serie televisive si riespande il tempo in un'altra direzione come declinazione dello stesso modello in tantissime cose. Rispetto al tuo libro, che poi è quasi un format, perché tu questo modo di raccontare un secolo lo puoi declinare anche in altre, potresti scegliere altri autori. Vedi nello spirito di Tondelli, chi ci metteresti oggi? Chi è capace, la stessa capacità sia di avvicinamento a delle realtà difficili, del reale, dei cambiamenti così
rapidi come tra gli anni 70 e gli anni 80 sono avvenuti, ci sono degli scrittori che potresti metterci? Contemporanei, no? Dici? Che potresti metterci? È molto difficile, nel senso che a me sembra, ed è il tema della rivista che ho curato per Feltrinelli, che si chiama Sotto il Vulcano, che il tema che ho scelto si chiama Selfismo, è appena uscita. E cioè mi sembra che l'io che negli anni 80, nel postmoderno, si frantuma, sembra che non possa esistere più un protagonista, anche i racconti di Tondelli, pensiamo al secondo di Altri Libertini, ha più voci narranti che si incastrano. Invece l'io oggi mi sembra essere l'unico filtro attraverso cui noi riusciamo a vedere e a mettere in scena il mondo. E quindi mi sembra che ci siano pochi scrittori italiani oggi interessati davvero al presente. Uno è Paolo Giordano, perché molti sono interessati a costruire il personaggio di sé, cioè a raccontare delle storie autobiografiche o similtali per edificare il proprio personaggio, che poi è la figura da vendere. Sicuramente dopo Don Tondelli c'è stato qualcuno dei cannibali, in particolare Aldo Nove, ma siamo già nel 96, che ha un'intuizione altrettanto forte della merce come oggetto culturale. Se pensate all'inizio di Uo Binda, che ho ucciso i miei genitori perché usavano un bagnoschiuma improbabile, è uno spot, no? E nella Vitoscena Aldo Nove però si capisce che questa intuizione della merce sta all'interno ancora una volta della sua cultura cattolica, cioè la merce è la reliquia, quegli sciampi, i prodotti del supermercato assomigliano a quella sacrilizzazione delle cose che è dentro il cristianesimo. Il cristianesimo adora le cose, le trasforma in idoli, a partire dalle reliquie del Cristo, no? Ecco, Aldo Nove, però parliamo di 20 anni fa. Onestamente oggi non vedo questa idea della letteratura come attenzione al presente e racconto del presente, se non attraverso il filtro dell'io, che è un filtro molto pesante. Mentre Pier Vittorio Tondelli ha anche di questo, di moderno, e comunque molto interessante rispetto al mio libro, e cioè che in questa forma breve, episodica, sempre comunque spezzettata, fatta appunto di recensioni, di questa perdita dell'idea dell'uno, lui si riallaccia a una tradizione che è quella del racconto, che in Italia è dimenticata ma fondamentale. Cioè, la lingua italiana in Italia si forma, viene insegnata attraverso tre modelli. Uno è la televisione, la pubblicità di cui abbiamo parlato, cioè quando arriva Mike Buongiorno la gente smette di parlare in dialetto e inizia a sentire l'italiano. L'altro sono i racconti, che fino al secondo dopoguerra vengono consumati in massa, cioè ci sono giornali che vendono 350.000 copie a settimana solo di racconti, soprattutto le donne si nutrono di narrativa breve. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è come se gli editori giudicassero il racconto, il frammento, qualcosa di disdicevole, e si punta tutto sul romanzo. Ed è curioso che in Altri Libertini, per esempio, Tondelli lo considerasse un romanzo, non sei racconti come sono, perché ci sono degli incastri, perché probabilmente il romanzo era più dignitoso del racconto. E l'ultimo, mi spiace dirlo, ma è stata la Prima Guerra Mondiale. Nel racconto che io ho scelto per raccontare la Prima Guerra Mondiale, che è un racconto di De Roberto, che è l'autore dei Viceré, un racconto lancinante, si parla di questo plotone di soldati sul Carso, sotto il tiro dei cecchini, che devono attraversare un punto sapendo che fare una missione, sapendo che probabilmente verranno uccisi, e ognuno parla un dialetto diverso. E quindi non possono neanche salutarsi per andare a morire, perché durante la Prima Guerra Mondiale c'era l'Italia, ma non c'era la lingua italiana. E quindi si racconta, sono fatti proprio storici raccontati di plotoni sardi che incontravano i piemontesi e si parlavano, ma si prendevano per stranieri e si sparavano addosso. Cioè non c'era la lingua, quindi la guerra è stata il primo momento in cui
La Prima Guerra Mondiale è stato il primo momento in cui è apparsa la modernità in Italia, non solo la lingua, ma anche, per esempio, il primo momento in cui i poveri sono andati in massa a farsi fotografare. Fino ad allora l'immagine ce l'avevano solo i ricchi, chi poteva farsi fare un ritratto. Prima della Prima Guerra Mondiale, milioni di soldati sono andati a mettersi in fila davanti ai fotografi per farsi fotografare. Molti di loro, quell'immagine sarà quella della tomba, l'unica immagine, la prima e l'ultima immagine che avevano avuto, ma è la prima volta in cui nella storia italiana i poveri hanno potuto avere una faccia raffigurata. Direi che io, l'ultima cosa per chiudere, io ho lavorato molto con Enzo Iannacci, ho collaborato a parecchi progetti televisivi, cioè amicizia di lunga data. Mi è venuta la riflessione pensando in questi giorni a questa cosa di Tondelli. Iannacci negli anni, primi anni 60, nella musica fa un'operazione, cioè nella musica molto accademica, molto piena di immagini di Lia, Nilla Pizzi, eccetera, eccetera, trova dei nuovi soggetti sociali, no? Il barbone, l'operaio che fa i fiori nella lamiera, cioè mette dei soggetti veri, produttivi, legati al mondo del lavoro, legati al mondo dell'altra faccia del boom, peraltro, perché Tondelli fa un'operazione simile nei primi anni 90, no? Cioè, come dire, raccontano, in quel momento lì c'era ancora, io lavoravo in campo culturale, gli anni 70, eccetera, eccetera, con le organizzazioni, c'era ancora una visione, ci si ispirava al romanzo storico di Lucas, cioè si trovavano delle forme realistiche di rappresentazione della realtà, si cercava sempre un collegamento molto meccanico tra disagio sociale, rappresentazione politica, ideologica. Tondelli fa un'operazione, mette al centro del racconto dei soggetti sociali completamente nuovi, di quelli che tu dicevi, gli omosessuali, immaginate tutti completamente trasgressivi negli anni 70, nonostante il marxismo, anzi forse proprio per quello, perché erano visti male, c'era solo il funzionario di partito vestito bene che andava a ringare le masse. Viceversa, lui pone nuove emozionalità, nuove soggettività, sia dal punto di vista individuale che di comportamenti di massa, poi altre categorie del pensiero che fino a quel momento nella letteratura non si trovavano. Io tra l'altro dico che io l'ho letto con un po' di disagio all'inizio Tondelli, perché mi sembrava, questo non è un compagno, tra virgolette, no? Perché c'era un po' il filtro ideologico con cui si guardava la realtà, sembrava quasi un decadimento la realtà. Mi sono ricreduta molto, dico, però nel frattempo, tu che ne pensi di questo? Beh, penso che sì, che hai ragione, che il paragone con Iannacci ha una sua ragion d'essere, anche se Iannacci è di una generazione precedente, per cui le figure che tira fuori sono a partire dagli anni 60, no? il dropout degli anni 60. E che è vero, succede qualcosa nel modo di raccontare e di vedere il mondo, cioè l'egemonia culturale in qualche modo marxista mette al centro della figura finché ci riesce l'operaio. E l'operaio vuol dire tante cose, vuol dire la città, vuol dire la metropoli, vuol dire la fabbrica, vuol dire un tempo, per esempio, che è organizzato in slot molto, molto precisi di riposo, consumo, produzione. E questa, come dire, ipertrofia della fabbrica, in qualche modo, impedisce a molti intellettuali, scrittori, registi di formazione marxista di vedere quello che stava avvenendo. Per esempio questo sfilacciamento del tempo, della notte e del giorno, che in Tondelli è preciso, non c'è più notte e giorno nei racconti di Pier Vittorio Tondelli, ma non c'è più la città, non c'è più la metropoli, perché viene appunto fuori la provincia, l'industria del divertimento come centrali. E in questo c'è un altro grande scrittore che io ho messo in italica per raccontare gli anni 70, che è, allora, per raccontare la fabbrica io ho scelto un racconto di Calvino, bellissimo, che si chiama L'avventura di due sposi, un racconto lancinante, di una bellezza totale, che racconta di questi due operai sposati, Arturo ed Elide, lei fa il turno di giorno e lui fa il turno di notte, per cui si vedono un momento la mattina, quando lui torna dalla fabbrica, e un momento la sera, quando lei torna dal lavoro.
ed è un racconto commovente, bellissimo, in cui la fabbrica non c'è, tutta fuori, si cercano nel letto, il caldo del letto dell'altro, con il piede, quando l'altro non c'è, cioè, regge tutto su questo momento in cui fanno l'amore alla mattina in bagno, e dice, scattò il momento della confidenza, che solo un piemontese come Calvino può raccontare un momento sessuale come un momento della confidenza. Vabbè, la cosa centrale di quel racconto, bellissimo, è che Calvino ti dice, la fabbrica ti entra nel letto, ti entra nell'amore, scandisce i nostri tempi fino al tocco, fino a decidere il momento in cui si può fare l'amore. Proprio la fabbrica è l'uomo che viene piegato al tempo. Dovevo raccontare gli anni 70, cioè il decennio prima di Tondelli, e quindi l'avvento che nelle statistiche dell'Istat si vede precisamente, l'avvento degli impiegati, cioè in massa milioni di italiani dalle campagne vanno nelle fabbriche e dalle fabbriche diventano operai. Qual era lo scrittore che ha raccontato l'impiegato? Mentre tutto il comunismo diceva gli operai sembravano il culmine della storia, Fantozzi, Paolo Villaggio. L'unico scrittore che ha raccontato italiano, che ha capito che la figura centrale degli anni 70 non era più l'operaio, ma non perché l'operaio fosse cattivo, era già l'impiegato, è Paolo Villaggio con Fantozzi. E cos'è la cosa precisa? Se volete ve ne leggo un pezzo del racconto di Paolo Villaggio, che Paolo Villaggio capisce rispetto a Calvino, capisce che lo specifico della condizione dell'impiegato è che il tempo non è più diviso, è il contrario dell'operaio, non c'è più differenza fra consumo, divertimento, gita aziendale, lavoro, è tutto mischiato, e che consumare fa parte del lavoro, perché c'è la mensa, e che è tutto mischiato. E il pezzo, ve ne leggo un pezzettino perché fa sempre se avete voglia. Cioè, il giorno che Fantozzi visitò la fiera di Milano, nel mese di maggio ha luogo la famosissima fiera campionaria di Milano, giunse notizia alla società che c'era la possibilità di visitarla a condizioni economiche favorevolissime. Decisero allora di organizzare una spedizione di impiegati. Partenza in pullman alle 5 di mattina, 4 gradi sotto zero, sotto una pioggia torrenziale e con qualche nevicata isolata. Si erano attrezzati tutti contro quel tempaccio, fiaschi di vino, tutti si ripetevano, beva che fa sangue. Si levarono subito i primi tristissimi canti della montagna e al casello dell'autostrada il pullman fu anche investito da alcune valanghe. I canti erano così belli che per il vino e per il grande impegno interpretativo e per il freddo molti avevano le lacrime agli occhi. Gli italiani quando sono in due si confidano segreti, 3 fanno considerazioni filosofiche, 4 giocano a scopa, 5 a poker, 6 parlano di calcio, 7 fondano un partito del quale aspirano tutti segretamente alla presidenza, 8 formano un coro di montagna. Il pullman venne posteggiato nei parcheggi più vicini, e cioè a 30 chilometri dal recinto della fiera. In 4 ore di marcia arrivarono ai concelli, ed ecco l'ordine d'arrivo. Primo, Filini, 4 ore, eccetera, eccetera. Quello che è interessante qui è che gli impiegati vengono portati alla fiera campionaria a vedere le merci. Il momento dello svago per gli impiegati è andare a vedere le merci. Per concludere con Tondelli, se siamo alla fine, immagino che sia. Mi piacerebbe leggervi la prima pagina di Posto Ristoro, perché Posto Ristoro sapete, cioè altri libertini sapete, vabbè, la storia la sapete, il pretore dell'Aquila, eccetera, eccetera. Perché si sente proprio la voce del risuonare dentro qui, dentro questa prosa che è così moderna, c'è dentro tutto il verismo, per esempio, tutto proprio la lezione, cioè è uno scrittore che è postmoderno, ma ha dentro di sé tutta la letteratura italiana realistica, e dice, sono giorni ormai che piove, fa freddo e la burrasca ghiacciata costringe le notti ai tavoli del Posto Ristoro, luce sciatta e livida, neon ammuffito, odore di ferrovia.
polvere gialla rossiccia che si deposita lenta sui vetri, sugli sgabelli e nell'aria di svacco pubblico che respiriamo annoiati, maledetto inverno, davvero maledetti notti alla stazione, chiacchiere e giochi di carte, il bicchiere colmo davanti, gli amici scoppiati pensano si scioglie così dicembre, basta una bottiglia sempre piena finché dura il fumo. Ora che è già di pomeriggio il piazzale della stazione è blu-azzurrino con i fari degli autobus che tagliano la nebbia e scaricano gli studenti, si arriva presto, verso le 17, ma quando il tempo è buono e il vento spazza i binari e razzola le carte sui marciapiedi e si vedono contro luce le montagne giù verso sud, allora si va tardi, quando ormai solamente i militari di leva pestano i tacchi nel lato e qualche marchetto ubriaca, non più la chialca chiassosa dei ragazzini e delle magliarine, che si litigano i fotoromanzi con quelle dita già callose per i tanti sabati e domeniche e pomeriggi a far rammendi alla cucitaglia delle madri. Ma nel grande atrio stasera il vocio scalpicciante è insistente, come nel foyer del Gran Teatro. Qui, intanto, c'è una prosa classica, dove però si insinuano dei neologismi, cucitaglia, dove ogni tanto la sintassi si sfilaccia e forma quasi degli anacoluti che vanno vicino al parlato, e quindi riesce a fare una cosa difficilissima che è essere al contempo classico ed essere già verso davvero un modo di parlare nuovo e un modo di vedere il mondo nuovo, per cui secondo me è stato uno dei grandi scrittori italiani. Grazie. Ringrazio Giacomo Papi e Ranuccio Sodi per questa bellissimo approfondimento appunto sulla letteratura degli anni Ottanta, per un'ulteriore apertura appunto sul contesto e sulla qualità della letteratura e della narrativa di Tondelli. Ora Mauro Bigonzetti, vero? Uno dei grandi coreografi di odierni, a livello proprio mondiale, siamo contenti che sia qui, e adesso ci parlerà appunto sempre in un altro contesto della musica, della danza, appunto, no? Del teatro, perché questa sera poi qui appunto al Teatro di Correggio ci sarà il suo spettacolo dedicato appunto a Tondelli. Quindi grazie di questa presenza e grazie di esserci venuto a parlare, a presentare, e anche di questa ispirazione, insomma, no? Che è così centrale all'interno di questo nostro discorso. Grazie. Prego, sì, quello è. Metto qua anch'io così. Prego. Salve e buonasera a tutti. Ci tenevo un po' a dire che insomma io non sono né un giornalista, né uno scrittore, né un letterato e neanche un oratore di professione. Io sono un semplicissimo, umilissimo coreografo che si inserisce in questo contesto perché ho conosciuto Pier Vittorio Tondelli, non di persona purtroppo, ma ho conosciuto Pier Vittorio Tondelli quando sono arrivato a Reggio Emilia. Io sono arrivato, ho approdato a Reggio Emilia nell'82 per motivi professionali, per motivi di lavoro, e ci sono rimasto 30 anni dopo a Reggio Emilia. Per cui, per fortuna. Sì, per cui noi. sono così, diciamo così, stato contaminato da questo personaggio, appunto, Pier Vittorio Tondelli, contaminato per tanti versi. E fino a che, a distanza di quasi di 40 anni, con la compagnia MM Company abbiamo messo su questo spettacolo, questo lavoro in danza dedicato, e che altro che dedicato, ispirato, mi piace più dire che dedicato. Beh,
sinceramente quando arrivai a Reggio Emilia nell'82 non conoscevo Pier Vittorio Tondelli. Io sono romano e fino a 22 anni ho vissuto a Roma. Per cui arrivando a Reggio Emilia non conoscevo, però conoscevo la libreria del teatro, che era una libreria che io frequentavo tantissimo perché per tanti motivi, perché si facevano incontri interessanti in questa libreria. Oltre a Tondelli c'erano altri personaggi che a me mi incuriosivano molto. E un giorno mi ricordo che passai davanti alla libreria, ero con un mio amico fotografo di allora, e mi disse: guarda chi c'è. Io dissi: chi c'è? E lui mi disse: c'è Pier Vittorio Tondelli, libreria. Io soltanto così dissi: ma non lo conosco. Lui mi disse: guarda, è uno scrittore di Correggio, devi per forza leggere, ha scritto già un paio di libri, devi leggere qualcosa di suo, perché secondo me ti piacerà. E così ho conosciuto Pier Vittorio Tondelli. Allora, cioè che l'ambiente della libreria del teatro era proprio, sì, era uno dei suoi suo ambienti. Sì, 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 lo so. Poi conobbi anche il gestore della libreria, sì, certo. Sì, che poi siamo diventati anche amici, che purtroppo adesso è mancato, e certo. So che la figlia continua, sì, l'opera del papà, che mi sembra che addirittura fu lui a spingere Pier Vittorio Tondelli a pubblicare, sì, il primo, stato uno primo di romanzo. Quelli, certo. Sì. E poi diventai anche amico, perché frequentavo spessissimo libreria, un po' perché compravo dei libri, un po' perché lui era un personaggio molto particolare, molto simpatico, molto interessante. E poi lessi anche Pau Pau nel tempo. E credo per 30 anni non ho più frequentato Pier Vittorio Tondelli a livello dei suoi libri, dei suoi racconti. Sì, si sentivo, capivo, sapevo chi era, ma non avevo mai, mai più approfondito. A distanza di tanti anni, con il direttore artistico della compagnia MM Company, mi hanno offerto di fare un progetto con la compagnia, e pensavo comunque di fare qualcosa che fosse legato al territorio e che magari potesse coinvolgere un personaggio, un attore, un artista del territorio. E per me è stata quasi una intuizione, posso dire, oppure una cosa istintiva, di proporgli di fare qualcosa su Pier Vittorio Tondelli. E lui fu molto molto incuriosito da questa mia proposta, approfondimmo un po' la situazione, e stasera si può dire che per me è il debutto. Lo spettacolo ha già debuttato a Modena, al Teatro Comunale di Modena. Però qua a Correggio per me è una prima emozionale, posso dire così, una prima. E mi piacerebbe pensare, anzi, penso che Modena è stata un'anteprima, e la prima è qua a Correggio, per tanti motivi. Adesso insomma voi capirete quello che voglio dire. Per cui sono molto emozionato e anche un po' curioso di vedere come il pubblico possa guardare, osservare e metabolizzare lo spettacolo. Ripeto, è dedicato a Pier Vittorio Tondelli, anche dedicato a un periodo storico che è fine degli anni 70 agli inizi degli anni 80, quello è il periodo più o meno che abbiamo così scandagliato, e per un coreografo scoprire uno scrittore che ama così tanto la musica, perché credo che per Vittorio Tondelli era anche un po' lui coreografo, perché il rapporto che ha con il coreografo con la musica è un rapporto estremamente particolare, viscerale. Adesso è anche impossibile spiegarlo, perché andrei un po' a banalizzare, no? alcune tematiche, però c'è sicuramente il rapporto che ha un coreografo con la musica. È un rapporto molto speciale, profondo, anche conflittuale a volte, anzi spesso conflittuale. E leggere, no? Tutto quello che Tondelli ha scritto sui suoi autori preferiti, che poi non sono tre o quattro, cinque, sono tanti. Ed è praticamente, la sua vita è stata accompagnata da musica e musicisti, come una immensa colonna sonora. E nel lavoro tutto questo logicamente si è riversato, che è stata la situazione e il settore un po' più complicato per me, perché veramente la conoscenza musicale di Tondelli era veramente a 360 gradi, da Wagner a Bach a Frank Zappa fino a Nina Simone ai CCCP,
per cui è un ventaglio, un arcobaleno musicale infinito, veramente straordinario. E fare una selezione di quel mondo lì è stato veramente difficile, perché comunque bisognava sintetizzare e bisognava selezionare. E siccome lui ascoltava gli stessi musicisti che ascoltavo io, perché Tondelli nasce nel 55, io nasco nel 60, possiamo dire che siamo la stessa generazione, i gusti musicali allora erano gli stessi, perché andare a leggere le cose poi ti rendi conto che fondamentalmente io sono la stessa generazione e i gusti musicali erano più o meno gli stessi. Per cui è stata fatta una selezione e una sintesi immensa, perché insomma lo spettacolo negli anni 80 si usava a fare spettacoli di 7, 8, 9, 10 ore, però diciamo che la direzione della compagnia me l'ha impedito, per cui ho dovuto fare una sintesi grandissima. E alla fine i musicisti che ci sono rientrati, diciamo, sono quelli che lui adorava, logicamente, che ho adorato anch'io, che sono Frank Zappa, Nina Simone, Leonard Cohen, il CCCCP e via dicendo. E ce ne sarebbero entrati tantissimi altri, però vi ripeto, non potevamo fare uno spettacolo di 5 ore, per cui lo spettacolo per il momento è di una durata di 54 minuti. E sento che all'interno di questi 54 minuti non è stato sufficiente, sento che ancora lo spettacolo potrebbe prendere un respiro di un'ora e mezza, un'ora e quaranta, per quanto materiale, potrei dire musicale e umano, ancora c'è da inserire. Però logicamente il nostro lavoro a volte richiede delle sintesi, anche delle selezioni o anche addirittura delle riduzioni. Per cui quello che ho fatto in questo lavoro sento che ancora non è sufficiente, ma c'è tempo ancora per, come dire, per dilatare le cose, per allungarle, per arricchirle. Questo vediamo, è una cosa che ho proposto già alla direzione della compagnia e spero che in un futuro abbastanza vicino si possa, come dire, ampliare questo inizio. Nel lavoro non ho voluto raccontare quello che lui racconta nelle storie, no? E neanche ho voluto rappresentare, diciamo, i personaggi che sono decine nei suoi racconti, ma è una specie, come potrei dire, come un furto, ma un furto fatto con amore, no? Nel senso che mi sono sentito come un po' quegli animali che vanno così un po' a quegli uccelli o quegli animali che vanno un po' a occupare le tane di altri animali, no? Dove sentono gli odori e dove sentono che c'è stata una presenza diversa, ma che si appropriano un po' di alcuni elementi e poi quando abbandonano questo nido, questa tana, rimettono un po' tutto a posto, no? Non fanno neanche sentire il loro passaggio. Ecco, mi sono sentito un po' così in questo lavoro, nel senso che sono andato a prendere alcune cose ma senza scomodarle troppo, nel senso che senza dargli un focus troppo preciso, troppo riconoscibile, perché già la musica, l'atmosfera e i costumi, che poi non sono dei costumi, in questo lavoro con la costumista abbiamo radicalmente fin dall'inizio pensato che non dovevano essere dei costumi ma dovevano essere dei vestiti, degli abiti, che sono logicamente ispirati, sì, a quel periodo là, fine anni 70, inizio anni 80. Per cui i danzatori non sono vestiti da danzatori, ma sono vestiti da persone normali, con degli abiti, con dei vestiti, vestitini, jeans, cose che sono molto riconoscibili però come periodo storico. E sono molto contento, direi, del prodotto finale, perché è una... a molta gente non gli piace questa cosa, ma a me mi piace, è un omaggio a un periodo storico, è un omaggio a un grande scrittore ed è un omaggio anche in un certo senso anche a quelli della mia generazione, perché alla fine era quasi inevitabile che il discorso diventasse un po' autobiografico, visto la vicinanza
generazionale con Tondelli. E la cosa straordinaria è stata perché la compagnia M&M Company è una compagnia di giovanissimi, di ragazzi molto molto giovani, quando dico giovani dico dai 19 ai 25 anni, per cui molti di loro non conoscevano neanche il personaggio. Questo poi è un tema che si potrebbe approfondire, ma che non sta a me, perché ripeto, non sono né un giornalista né un critico letterale, né... per cui è stato un lavoro molto molto delicato far entrare questi ragazzi giovanissimi in questo periodo storico, in questo mood, in questo mondo. Ed è stato il lavoro più, per quanto riguarda il mio lavoro da coreografo, più entusiasmante, più che mi ha fatto scoprire alcuni aspetti dei giovanissimi, perché logicamente io lavoro con tanti danzatori diversi, nel senso che lavoro a Pechino, come a Berlino, come a New York, come ogni compagnia e ogni paese ha la propria cultura, la propria religione, la propria lingua, la propria identità. In compagnia sono tutti italiani e ci sono due ragazze di Correggio e neanche loro, devo dire sinceramente, avevano così approfondito mai il tema. Ed è stato molto bello portarli all'interno di questo mondo, di questo mood, di questo periodo storico e di questo mondo che è quello tondelliano, specialmente dei primi racconti. Ed è stato straordinario come loro si sono lasciati penetrare, come sono stati curiosi, aperti nel ricevere alcune informazioni, alcuni stimoli. E nello spettacolo tutto questo esce fuori, c'è questo spirito, che è la cosa che mi interessava più di tirar fuori, c'è questo spirito e questa energia, che è l'energia secondo me un po' dei personaggi che Tondelli racconta nei suoi primi romanzi, anche in Camere Separate, che è l'ultimo romanzo credo che abbia scritto, no? Ci sono tutti e non ce n'è nessuno veramente riconoscibile, però ci sono un po' tutti questi personaggi. Ed è stata una specie di arcobaleno, una tavolozza immensa, dalla quale io ho dovuto scegliere purtroppo non tutti i colori e non tutte le possibilità che Tondelli mi offriva, ma fare una selezione. Per cui, come dicevo prima, ancora voglio approfondire alcune tematiche, alcune cose con questo lavoro. Vediamo se in futuro riusciamo a farlo, ma penso di sì. Però è stata un'esperienza unica. Raccontavo prima al direttore del teatro Appelli l'approccio che ho avuto prima di cominciare, perché io avevo letto già un paio di libri di Tondelli da giovanissimo, per cui avevo pensato non vado a rileggerli, cerco di mantenere quello stato d'animo e quei ricordi di allora, no? Ma poi magari filtrati da una persona ormai sessantenne, perché io ho più di 60 anni e allora ne avevo 20, per cui in questi 40 anni sicuramente dei processi inconsci succedono, perché insomma in coreografia si lavora anche per incoscienza, con tanta incoscienza, che è un ingrediente che insomma in tutte le arti è secondo me importante. E invece no, non ce l'ho fatta, sono andato a rileggere tutto quello che già avevo letto di Tondelli, perché comunque la curiosità mi ha sopraffatto da questo punto di vista. Ed è stata una seconda esperienza, perché un conto è leggerli a 20 anni, un conto è leggerli a 60. E la cosa per me è stata, vi ripeto, un'esperienza unica, poi perché Tondelli è universale per tanti aspetti, no? Non ha puoi dire ok, a 20 anni leggi Tondelli, a 30 leggi Pasolini, a 40 leggi qualsiasi altro, o Thomas Mann, per dirti. No, Tondelli si può leggere secondo me a 16 anni come a 80, con la stessa curiosità, con la stessa energia e con la stessa possibilità di figurarsi tutto quello che lui racconta, perché per me i personaggi di Tondelli, per quanto riguarda la danza,
perché poi tutto questo si tramuta in danza. È stato un processo estremamente complesso, ma anche molto, molto istintivo. Molto istintivo. Tondelli è molto corpo per quanto mi riguarda, corpo nel senso di fisicità, oltre che spiritualità, questo è un altro discorso, ma per la danza è molto importante la materia è il corpo, e da tutti i personaggi, da tutte le sensazioni, da tutte le emozioni che Tondelli dà, il corpo è direi fondamentale. Ed è stata tutta questa estrapolazione del corpo dai suoi personaggi, dai suoi racconti, che poi ha dato vita a questo spettacolo. Adesso non voglio tediarvi, perché comunque alcuni processi coreografici sono difficili da spiegare, perché comunque ripeto, io ho fatto questo, faccio il lavoro del coreografo proprio perché il coreografo non scrive e non parla, il coreografo si esprime col corpo, col movimento e nel rapporto tra spazio, corpo, musica e cosmo. E tutto questo c'è in Tondelli, c'è musica, c'è spazio, c'è corpo e c'è cosmo. E tutto questo credo che si sia sedimentato nel lavoro, grazie al lavoro che è stato fatto sui danzatori, sugli artisti della compagnia, si è sedimentato e ogni volta che va in scena, perché questa è la seconda volta, è la terza volta che va in scena, ma vi ripeto, per me la prima è qua, la prima morale è qua, la prima artistica è qua. Questa sedimentazione diventa corpo, riprende forma e riprende fisicità. Ed è questo il modo, è stato il modo in cui io mi sono approcciato a questo grande artista, perché io mi piace definirlo così, un grande artista della parola e della scrittura. Potrei parlare ancora mezz'ora, però vi ripeto, non sono un oratore e appunto ho scelto di fare il coreografo proprio perché non c'è l'uso della parola. Magari se c'è qualche domanda, se c'è qualche curiosità, qualche perplessità, perché molta gente ha detto, ma Tondelli, come si può fare un lavoro coreografico che poi alla fine si chiama un po' volgarmente balletto, ma a me non mi piace tanto questo termine. È un lavoro, è un progetto di danza ispirato a Tondelli. Molta gente che conosce Tondelli ha detto, ma è possibile fare una cosa del genere? Ma io credo che tutto sia coreografabile, come tutto può essere musicato, no? Cioè, la storia della musica ci insegna, ma anche la storia della danza, specialmente la danza contemporanea negli ultimi 50 anni, insomma, è riuscita a raccontare quello che magari era irraccontabile con altre arti. Con la danza si può raccontare molto, si può evocare molto, si può emozionare molto. E spero che questo spettacolo sia da parte del pubblico recepito in questo senso, un lavoro emozionale, come tutto il lavoro e le storie e la vita, direi, anche di Pier Vittorio Tondelli. Grazie. Faccio solo una domanda, certo, almeno... Se c'è una danza, ecco, che ti sembra, è chiaro che bisogna vedere lo spettacolo su questo, no? Se c'è una danza conduttrice, una particolare, che tu hai parlato di Frank Zappa, Leonard Cohen, molto diversi anche, sì, no? Ecco, sì, sì. Ecco, se c'è un insieme, oppure se ritiene che ci siano alcuni picchi che identificano allora, in particolare. Allora, tutti sanno l'amore, conoscono l'amore che aveva Tondelli per Leonard Cohen, per cui Leonard Cohen era quasi impossibile non inserirlo. O per Frank Zappa o per un altro musicista che ho inserito, che io ho adorato e adoro ancora, e non è la prima volta che coreografo, Nick Cave, che era un altro personaggio al quale lui era molto legato musicalmente parlando. Allora, il rischio era di fare un purpurì musicale, di fare una, chiamiamolo, una cozzaglia musicale, no? Perché quando utilizzi autori come Frank Zappa, Cohen, Nina Simone e li metti così una dietro l'altra, senza una, diciamo così, una drammaturgia musicale, può essere molto pericoloso, perché a volte diventa incoerente, a volte diventa
poco interessante per le orecchie. La cosa straordinaria è che tutto questo non succede durante lo spettacolo, perché c'è una sorta di collante all'interno di questa musica, all'interno di queste canzoni, all'interno di queste ballate, perché qualcuna è addirittura scritta in forma musicale come una ballata, non è una canzone, e diventa estremamente coerente. Ci sono tutti questi autori diversi, con culture diverse, con tipo di musica diverse, perché insomma Leonard Cohen è un cantautore, Frank Zappa è un rocchettaro, per capirci, no? Nina Simone è una cantante jazz blues raffinatissima, i CCP tutti sappiamo, no? Punk italiano anni 70-80, poi abbiamo ancora c'è anche un pezzo, diciamo, più lirico, più classico, perché Tondelli amava anche la musica classica, spesso parla di musica classica e molte volte mi ha anche sorpreso nel modo lui in cui racconta la sua vita, che quando andava, magari era a Linz in Austria, per dirvi, e racconta di quando andava a vedere i Nibelunghi di Wagner. Una cosa straordinaria che si ricorda addirittura, al di là delle date in cui era lì, si ricorda addirittura e parla del Bruckner Center di Linz, che è uno dei auditorium di musica più importanti che ci siano in Europa, per bellezza, per acustica, per qualità del suono, e lui andò lì ad ascoltare Wagner e parla addirittura del direttore d'orchestra di questa serata. Beh, tutto questo a me mi colpisce, perché raramente in maniera così dettagliata uno scrittore, specialmente della sua generazione, dell'età in cui aveva, parla di direzione d'orchestra, del Bruckner Auditorium, della città in cui, cioè tutta una serie di situazioni che ti fa pensare tantissimo. E lo fa poi anche quando parla di Frank Zappa, o quando parla di Nick Cave, o quando parla di altri autori più pop. Tutta questa attenzione nei confronti della musica è una cosa veramente straordinaria. E nel lavoro questo non succede, questa accozzaglia non c'è, perché è lui che collega tutto, è il suo mood, sono i personaggi all'interno dei suoi racconti che fanno da collante a tutte queste musiche diverse, a tutte queste culture musicali diverse. So e sento che è lui come colore, come mood, come atmosfera, come energia, lui riesce a far sì che ci sia una coerenza musicale all'interno dello spettacolo. E vi ripeto, con tutta musica diversa, con tutta musica di radici culturali diverse. E credo che lui dia questa uniformità musicalmente a questo spettacolo. Ma io sono convinto di questo, estremamente convinto. Bene. Grazie a voi. Veramente a voi. Adesso non resta che vedere e ascoltare. Grazie mille, grazie Mauro, grazie mille. Ringraziamo veramente tutta questa ricchezza che è emersa oggi pomeriggio. Sono 6:30, dovrei fare una qualche cosa di letteratura, ma direi che mi sembra un po' eccessivo a quest'ora. Forse tra gli anniversari, dico solo, siccome devo parlare di anniversari, dico solo, sono delle indicazioni di lettura più che altro. È l'anniversario di Fenoglio, sono i 100 anni di Fenoglio, sono i 100 anni di Pasolini, della nascita, i 100 anni di Manganelli, i 100 anni di La Capria, che è morto tra l'altro proprio quest'anno, di Mario Lodi, un'altra cosa, un altro personaggio forse che si è meno citato ma così importante, i 100 anni di Bianciardi. Forse allora, se vi dovessi dare, diciamo così, un consiglio di lettura di cui oggi abbiamo in qualche modo parlato, ci siamo arrivati vicino molto, è il capitolo 10 della vita agra, la vita agra.
questo romanzo del 1962, così bello, importante, sull'amore, ma anche su tanti di quei cambiamenti che dopo sono stati detti, no? Sulla mercificazione, sulla coscienza più che altro, sulla coscienza del cambiamento che c'è stato in questo mondo nostro, diciamo così, capitalistico, e che era già stato anche annunciato in questo periodo, i primi anni 60, sono anni di vite, no? C'è la vita agra nel 62, c'è una vita difficile di Dino Risi nel 61, c'è la dolce vita nel 60, che tra l'altro è un titolo antifrastico, non c'è quasi niente di dolce nella dolce vite di Fellini, Flaiano e Pinelli, però c'è questo nuovo cambiamento, appunto, che è quello che vogliono raccontare loro, lo dice Flaiano apertamente nei foglietti di Via Veneto, è questo cambiamento del giornalismo, no? Da un giornalismo, diciamo così, di notizie al giornalismo delle sensazioni. E Marcello Rubini, cioè Marcello Mastroianni, è questo giornalista delle sensazioni, cioè che cerca di inventare in un certo senso delle notizie sulla base delle emozioni. E noi ci siamo dentro pienamente, eh? Cioè, dire profetico è un aggettivo che è quasi un po' abusato e ha poco senso, però appunto la dolce vita, questa figura di Marcello Rubini, poi dopo Luciano Bianciardi, appunto, con la vita agra, ci dicono un po' questo, cioè sono i testimoni di questo grande cambiamento che sta avvenendo e che proprio è la nostra società, cioè quel senso di mercificazione, no? che poi dopo Pier Vittorio Tondelli ha descritto benissimo. Ecco, allora inviterei a questa lettura, insomma, ecco, di questi così importanti anniversari. E c'è un anniversario anche, diciamo così, contrario, cioè adesso ho detto i centenari delle nascite, c'è anche un centenario della morte, che è quello di Verga. Tra l'altro, proprio adesso Giacomo Papi ha parlato di un verismo tondelliano, no? Parlando dell'inizio di altri libertini, ed è forse interessante, perché è vero che c'è un verismo tondelliano, ma perché Verga è un grandissimo scrittore, cioè il verismo spesso si interpreta come una sorta di omologazione sul vero, no? Di qualche cosa di fotografico, no? Ma anche la fotografia è interpretazione, e anche il verismo verghiano è interpretazione, cioè qualche cosa che dà una interpretazione in più, dove c'è anche lì l'io dell'autore. E allora Pier Vittorio Tondelli ha messo molto io, ma ha aggiunto questo io alla realtà, e secondo me questo è un in più di verismo, perché tutti comunque in un certo modo vediamo e leggiamo la realtà così, perché ci siamo dentro la realtà, non siamo mai fuori. Allora questo modo di leggere la realtà di Tondelli, secondo me, è molto molto vero, autentico, ci dice tante cose, e lo avvicina a un altro scrittore che in quegli anni è diventato uno degli scrittori alla ribalta, morto giovanissimo anche lui, cioè Beppe Fenoglio. Beppe Fenoglio è stato un grandissimo scrittore, quasi tutto postumo per quanto riguarda, diciamo, le opere più importanti. E allora direi di lasciarci con quest'altra indicazione di lettura. Una è La questione privata, che uscì postumo appunto nel 1963, e l'altro è Il partigiano Johnny, che uscì appunto anche questo postumo nel 1968. Grandi libri che sono anche i grandi libri della generazione di Pier Vittorio Tondelli, cioè delle letture della generazione di Pier Vittorio Tondelli, di quegli autori italiani che, abbiamo detto, si fa sempre un po' più fatica a leggere nella gioventù, perché si è più attirati, giustamente, no? dagli autori stranieri, ma che poi diventano così importanti perché fanno parte ovviamente della nostra radice. Grazie, do appuntamento al prossimo seminario, ringrazio tutti. Forse da questo seminario direi che è emersa una
necessità che forse potrebbe essere approfondita l'anno prossimo, che è il rapporto con la scuola. Si è parlato abbastanza oggi, no? Cioè di come leggere, di come presentare, di come fare conoscere, no, Pier Vittorio Tondelli nelle scuole. E quindi questo potrebbe essere almeno uno dei temi dell'anno prossimo. Grazie, arrivederci.